Amici di Cusano Italia TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Crimini e Criminologia puntata, incentrata sul fenomeno delle mafie. Parleremo molto di attualità a proposito di quello che è stato l'arresto del boss Rocco Morabito, ma anche delle tante polemiche che ci sono state per la scarcerazione di un altro boss, in questo caso parliamo di Cosa Nostra, ovvero di Giovanni Brusca. Ma eh, cominciamo a presentare il primo titolo di oggi andiamo a scoprirlo l'argomento come detto il filo conduttore sarà sempre quello delle mafie in particolare ci concentreremo sull'andrangheta infatti come vedete partiamo proprio da ndrangheta dalle origini all'arresto del boss morabito tra poco andremo a presentare il primo graditissimo ospite intanto con la regia di rachela Beglian andiamo a vedere il servizio d'apertura, quella che è la consueta copertina, si parla di Indrangheta, si parla dell'arresto del boss Morabito nel servizio firmato Aurora Vena con il montaggio di Claudia Di Fonso. Inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità, è considerato il numero due dei latitanti dopo Matteo Messina Denaro, fino allo scorso 24 maggio, quando, dopo un'ultraventennale latitanza, un'evasione e una nuova fuga, la corsa dell'inafferrabile Rocco Morabito, detto Tamunga, è giunta al termine. Il super boss dell'andrangheta, considerato il più noto narco-broker della mala calabrese, è stato arrestato in un albergo di João Pessoa, capitale dello stato di Paraíba, nel nord-est del Brasile. A catturarlo i carabinieri dei ROS e dei comandi provinciali di Torino e Reggio Calabria, in un'operazione congiunta con l'Interpol, la Polizia Federale Brasiliana e l'FBI statunitense. Nato ad Africo il 13 ottobre 1966, Rocco Morabito, il re della cocaina, è nipote di Giuseppe Morabito, dettuti Radrittu, il boss di una delle più potenti indrine della Locride. Gli 80 e i 90 per l'ormai ex latitante sono stati gli anni d'oro che hanno marchiato la sua carriera da broker della cocaina trapiantato al nord. Morabito infatti gestiva l'organizzazione del trasporto della droga in Italia e la distribuzione a Milano. Dai Night di Piazza Diaz ai locali di Joao Pessoa, il lungo periodo di latitanza del boss è stato inframmezzato da due anni di carcere in Uruguay, dove è stato condannato per associazioni di stampo mafioso. Associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri gravi reati. Trent'anni di reclusione ancora da espiare. Di lui si erano perse le tracce e il suo nome, fino al 2017, compariva raramente negli atti delle recenti inchieste antimafia. Eppure, nel corso della lunga latitanza, Tamunga non ha mai smesso di essere uno dei più importanti narcotrafficanti a livello mondiale. Della fabbrica a ciclo continuo della Coca, Morabito era un ingranaggio importante, forse fondamentale. Parola del procuratore capo della Direzione nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che il giorno dell'arresto ha affermato soddisfatto. È una giornata importante per l'Italia e per quanti, insieme a noi, hanno contribuito a questo importantissimo risultato. Servizio di Aurora Avena, montaggio di Claudia Di Fonso sull'arresto del boss dell'Andrangheta, Rocco Morabito. Ora di questo e altro ne parliamo con il primo ospite che andiamo subito a salutare, a presentare, il professor Antonio Nicaso. Benvenuto a Cusano Italia TV. Non lo sento, non so se ci sono problemi con il ritorno audio, almeno i saluti non si sono. Sentiti, lei mi sente bene, professore? Eh, abbiamo, abbiamo però dei problemi di audio, non so se riusciamo a risolverli. Prima lo sentivamo eh, in collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio del professor Nicaso con la regia di Rachela Beian. Professor Nicaso, ecco, adesso la sentiamo bene. La sentiamo bene, ricordo storico delle organizzazioni criminali, uno dei massimi esperti di mafie eh, per quanto riguarda l'Italia e il resto del mondo. Ha scritto oltre 30 libri su questo tema e possiamo vedere anche la copertina di quello che è appunto uno dei suoi ultimi lavori, Ossigeno Illegale, insieme a Nicola Gratteri, scritto eh, come le mafie approfitteranno dell'emergenza. Covid-19 per radicarsi nel territorio italiano. Ecco, partiamo proprio da questo libro, professor Nicaso. È stato così poi? Ne hanno approfittato? Sappiamo insomma che anche in periodi di crisi economica il fatturato della criminalità organizzata non solo non diminuisce, ma forse anche aumenta. Purtroppo sì, è quello che si coglie dalle prime indagini, cioè l'idea di radicarsi ulteriormente ottenendo sempre più consenso sociale e nello stesso tempo cercando di eh, dare forma a quelle strategie di doping economico e finanziario, cioè la capacità di rilevare aziende in ginocchio. E, e, ed è questo quello che hanno fatto in passato e quello che stanno cercando di fare oggi nella logica della eh, politica e dell'economia della catastrofe, cioè l'idea di eh, trarre vantaggio da ogni, da ogni crisi, da ogni congiuntura negativa. Peraltro, ecco, a proposito degli iniziali problemi, ricordo in collegamento eh, da eh, Toronto, dal Canada, dove insegna, ma eh, insegna anche in eh, California il eh, professor Nicaso. E allora adesso, dopo questa introduzione, legata anche all'ultimo lavoro a proposito di mafie e Covid-19, andiamo alla più stretta attualità. E le chiedo, cosa cambia eh, con l'arresto di Rocco Morabito a livello... Se cambia qualcosa, a livello di equilibri e di vertici dell'andrangheta, purtroppo cambia poco, anche se l'arresto di eh, Morabito è, è molto importante. L'andrangheta dagli anni 80 Uh, riesce a, a, a dispiegare uh, un uh, gruppo di broker uh, nei quattro angoli del mondo per cercare appunto di gestire il uh, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ecco, Morabito è uno di quelli che negli anni Ottanta era già presente in Brasile eh, ed è uno oh, dei eh, broker più importanti quelli che per conto di più famiglie riuscivano a mettere assieme grossi quantitativi eh, di cocaina eh, da poi piazzare, eh, da piazzare eh, sul, 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 eh, in vari paesi, eh, soprattutto in, in Italia e in, in Europa. Questo per quanto riguarda l'attualità, no? però abbiamo detto che parliamo di indrangheta dalle origini all'arresto. Del boss morabito, quindi faremo questa sorta di ping pong tra l'attualità e, e la storia. Vogliamo spiegare ai telespettatori di Cusano Italia TV di Crimini e Criminologia come è strutturata l'Andrangheta? Perché abbiamo parlato spesso di Cosa Nostra, della camorra, di quella che fu la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Dell'Andrangheta ne abbiamo parlato in un'altra puntata con eh, il collaboratore di Giustizia Luigi Bonaventura, ma non entrando così nel dettaglio, visto che abbiamo un autorevole. Storico delle mafie, come è strutturata l'andrangheta? Ma intanto diciamo che l'andrangheta, come tante altre mafie, è una patologia del potere. Quindi eh, un'organizzazione che è stata eh, lungamente e colpevolmente legittimata dalle classi dirigenti che inizialmente si sono serviti di questi uomini armati per mantenere antichi privilegi per contendersi eh, l'esito di elezioni amministrative come è successo nel caso dell'andrangheta per esempio nel 1869 quando si ha una uh, prima uh, prova del coinvolgimento di quella che allora era l'andrangheta uh, uh, in, uh, in queste lotte uh, per la conquista del potere amministrativo a Reggio Calabria, tanto che in quell'occasione venne sciolto il consiglio comunale eh, di, della città dello Stretto. E, e da quel momento è stata una continua a, a legittimazione, quindi quando pensiamo all'andrangheta dobbiamo pensare a una sorta di sistema di potere che inizialmente non era basato sul vincolo di sangue, eh, che è una caratteristica che oggi tutti attribuiscono all'andrangheta. Questo cambia negli anni 50 quando cominciano ad arrivare i fondi della Casa per il mezzogiorno e molti boss cominciano a proprio a, a, a pensare all'idea di eh, affiliare parenti ed affini per evitare di eh, dover dividere eh, i, i soldi eh, della uh, dei, de, della, della Cassa per il Mezzogiorno che investiva eh, pesantemente in Calabria per la realizzazione di opere pubbliche con gente estranea al nucleo familiare. E quindi da quel momento cambia la struttura, diventa familistica e quindi diventa diversa rispetto a Cosa nostra e la camorra. Quella eh, struttura che inizialmente era stata eh, considerata quasi come una, eh, um, una, una forma di debolezza perché eh, alimentava spesso delle faide sanguinose è diventato invece uno scudo protettivo, tanto che è molto più difficile infiltrarsi nella in e è molto più difficile trovare collaboratori di giustizia. Per concludere, questa struttura è stata, grazie a questa struttura, l'andrangheta è stata capace di investire i soldi dei sequestri di persona in quello che oggi è una delle attività più lucrose, appunto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Certamente questi sono dati importanti a livello storico, infatti ha assegnato alcune fasi della storia dell'Andrangheta ma anche della storia d'Italia. Quindi possiamo dire, per andare proprio alle origini, possiamo parlare così come per la mafia di XIX secolo, no? del 1800, quando inizia tutto, anche se in alcuni approfondimenti legati alla mafia. Si parla addirittura di una mafia esistente, anzi, che favorì l'Unità d'Italia, che partecipò, se vogliamo, all'Unità d'Italia. Fu lo stesso per l'andrangheta o dobbiamo spostarla avanti come, come inizio? No, io penso che anche eh, per l'andrangheta si possa eh, identificare il eh, periodo della formazione dello, dello Stato liberale. Una delle prime notizie. Eh, relative all'Andrangheta, quando ancora non aveva un nome, non si chiamava Andrangheta, è proprio la nomina di un boss di Reggio Calabria a capo della Guardia Cittadina nel 1860, cioè praticamente quello che succedeva in, in, in Francia, quello che poi eh, succede anche in Campania con la nomina di Torre De Crescenzo che da camorrista diventa capo della polizia. Stesse dinamiche si sono uh, uh, registrate, appunto, in in Calabria, quindi possiamo certamente identificare eh, nel periodo della formazione dello Stato Unitario il momento in cui l'andrangheta comincia ad essere percepita. Prima c'era, si può parlare di sort, una sorta di protomafia o di proto-andrangheta, eh, però eh, nel momento in cui viene percepita e nel momento in cui eh, diventa andrangheta è proprio quando la violenza eh, viene legittimata dal, dal potere, quando gli indranghetisti riescono ad ottenere il riconoscimento sociale grazie appunto alla legittimazione di chi utilizza gli ndranghetisti per, 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 per mettere le mani appunto sul potere eh, politico e amministrativo. Intanto Rachele Bejianni in cabina di regia vi sta mostrando varie immagini legate a diverse operazioni contro la criminalità organizzata, ndrangheta, ma non solo da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il termine, io ho trovato questa definizione nel dialetto calabrese, endranghetista significava membro della onorata società, ma più generalmente designava ogni uomo valente, capace di tutelare e far rispettare il proprio onore. A proposito delle origini del nome, possiamo partire da qui? Ma diciamo che questa è la mitologia, quello che gli indranghetisti vogliono far sapere no, di sé, se invece si va a scavare nella storia. Eh, si scopre che eh, l'andrangheta non è stata mai rivoluzionaria, è stata sempre reazionaria, cioè è stata sempre alla parte di chi gestiva denaro e potere e quindi questa mitologia, i miti, i simboli servono chiaramente a creare senso di appartenenza, eh, però eh, bisogna in qualche modo tenere in considerazione che quella che loro rivendicano come matrice di tutto è qualcosa che è stato inventato, che non è mai esistito, cioè quando si parla di vecchia mafia o di vecchia... Andrangheta ecco bisogna fare molta attenzione perché non c'è mai stata una vecchia andrangheta una vecchia mafia parsimoniosa nell'uso della violenza eh, che, che, che ha aiutato i, i poveri contro i ricchi e i deboli contro i forti questo è quello che loro vogliono eh, eh, far credere di sé ma la storia è, è, è completamente diversa ne ha già fatto cenno prima il professor Nicaso a proposito del rito di affiliazione si può dire che è un'esclusiva dell'Andrangheta? E, e quando è cominciato? C'è un periodo in cui è cominciato? Ma diciamo che i riti e i simboli eh, eh, vengono mutuati eh, dalle mafie durante i periodi di detenzione comune già nella prima metà dell'Ottocento, quando eh, scontavano eh, la pena assieme ai eh, dissidenti politici, quelli che, che oggi chiameremmo patrioti, quelli che lottavano contro il regime borbonico, eh, i, i riti dell'andrangheta, così come quelli della camorra e del la mafia eh, riflettono molto i, 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 la simbologia, l'allegoria eh, dei riti per esempio della vecchia, della vecchia carboneria o della carboneria riformata. Che cosa hanno appreso fondamentalmente in quei periodi di detenzione comune? Hanno appreso ha, ha un concetto importante, quello della sacralizzazione della violenza, cioè quello di giustificare e legittimare la violenza. I carbonari dicevano che bisognava liberare la foresta dai lupi, e quindi giustificare ogni azione pur di creare l'Italia e di combattere contro i Borboni, gli indranghetisti, i mafiosi, i camorristi hanno eh, utilizzato quella stessa logica per dire: è giustificata ogni azione pur di tutelare e difendere l'onore e l'integrità dell'organizzazione da possibili defezioni o tradimenti. E quindi la sacralizzazione della violenza è stata forse una delle caratteristiche che più è, 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 è servita per creare questo mito delle organizzazioni che avevano un, un, un passato di cui vantarsi. Insomma. Oh, quindi Carboneria, poi Massoneria, ma soprattutto Massoneria deviata. E le chiedo, visto che abbiamo trattato molti misteri d'Italia, Casomoro, le varie stragi della strategia della tensione, spesso si è detto un braccio armato di servizi segreti deviati, dell'organizzazione Gladio, di pezzi di Stato, di destra eversiva, di Massoneria occulta e deviata. È così, professore? Ma diciamo che negli anni '60 la struttura dell'andrangheta cambia uh, radicalmente e eh, inizialmente 33 indranghetisti ottengono la possibilità e il privilegio della doppia affiliazione, cioè quello di poter giurare fedeltà all'andrangheta ma di giurare fedeltà anche alle logge eh, deviate della massoneria. Viene introdotta la dote della santa che porta gli indranghetisti a sedersi eh, a, al tavolo eh, del potere dove si gestivano le risorse pubbliche e da quel momento cambia tutto da quel momento l'andrangheta non è più subalterna rispetto alle classi dirigenti o alla politica ma è paritetica sta alla pari con eh, chi gestisce eh, chi gestiva denaro addirittura adesso eh, c'è un processo in corso che sta cercando di dimostrare l'esistenza di una direzione strategica in cui si parla di una componente riservata e invisibile dell'andrangheta, che è poi quella che, eh, 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 che è ormai è entrata nell'immaginario collettivo, eh, appunto quello delle logge deviate della massoneria, quelli dei centri di potere dove gli andranghetisti non sono più eh, soltanto il braccio armato del potere, ma sono partner commerciali, gente che, 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 che riesce a mettere a disposizione dei centri di potere i soldi della droga che poi vengono investiti e grazie ai soldi della droga è possibile corrompere, è possibile infiltrarsi, quindi una dimensione completamente nuova rispetto a quello che si sapeva e si conosceva dell'andrangheta nel passato. Immagino faccia riferimento al maxi processo Rinascita Scott, professore. No, faccio riferimento al processo Gota, ma anche nel, nell'ambito del procedimento Rinascita Scott eh, eh, ci sono eh, gli elementi per comprendere questa grande capacità relazionale dell'andrangheta, della, dell cioè la capacità di, di intercettare eh, persone che dovrebbero combatterla o persone che restano incarichi importanti anche dal punto di vista istituzionale. Ecco, ricordiamo invece per rinascita Scott, peraltro eh, alla sbarra 325 imputati, 400 capi d'accusa e nel tempo c'è stato un momento in cui un altro maxi processo a Emilia eh, era il secondo maxi processo in quella fase nei confronti delle mafie, no? rispetto a quello eh, alla, a Cosa Nostra, quello che fu ispirato dal lavoro di Giovanni Falcone del pool antimafia. E come è stato che eh, l'andrangheta abbia non dico conquistato, ma che eh, si sia infiltrata in città come Reggio Emilia, eh, Brescello, eh, qualcuno ha parlato di capitale, eh, capitali dell'andrangheta. È, è una mafia, un'andrangheta che è emigrata perché ha trovato terreno fertile, sempre a livello in questo caso, diciamo si è trasformata eh, più imprenditoriale. Sí, sí, sí. sí. Usassimo la metafora di, di, di Shash sulla linea della Palma che da sud sale verso nord. Potremmo dire che la linea della Palma, che la Palma ha trovato al nord eh, le condizioni propizie per, per, per crescere. Eh, Landrangheta eh, si è affermata al nord eh, grazie a, a politici, imprenditori e professionisti che hanno agito e continuano ad agire secondo logiche di convenienza. Spesso abbiamo pensato alle della, del virus, dell'agente patogeno, eh, dei soggiorni obbligati che hanno contagiato dei territori sani, penso che bisognerebbe rivedere quelle, quelle, eh, quelle interpretazioni per, per capire che eh, i soggiornanti si sono chiaramente spostati al nord, ma non hanno inciso, non hanno avuto eh, la possibilità di radicarsi così come avevano fatto in Calabria, e Sicilia e Campania. Riescono a radicarsi nel momento in cui è, mh, dimostrano eh, di eh, avere qualcosa che viene in qualche modo eh, eh, richiesto. Eh, nel caso per esempio delle mafie eh, hanno cominciato con la gestione del mercato delle braccia, la manodopera a basso costo, poi ad offrire servizi competitivi come per esempio il trasporto degli inerti eh, e, e c'è stato chi quel, quei servizi eh, li ha voluti, li ha cercati e poi quando il passo successivo è stato quello di intercettare eh, la classe politica ci sono stati politici che non hanno disegnato l'idea pubblica di eh, utilizzare i voti eh, dell'andrangheta dell e, e di altre organizzazioni quindi eh, come si sono affermati come sono riusciti a radicarsi ecco anche in quel caso c'è stata una legittimazione così come era successo eh, nelle regioni meridionali ecco, dobbiamo eh, per usare un'altra metafora, pensare alla linea della Palma che da sud sale verso nord e ad un certo punto si incontra con quella della Stella Alpina che da nord scende verso sud. Ecco, quindi questo è stato fondamentalmente eh, il, il terreno eh, su cui le mafie sono riuscite a radicarsi e a mettere radici. Non sono arrivate come forze di occupazione, ma io in modo provocatorio direi che sono state quasi invitate. Brescello, peraltro ricordo, il paese di Don Camillo e Peppone fu sciolto per mafia nel 2017. Ecco, invece, per spostarci dall'andrangheta a Cosa Nostra, eh, la scarcerazione del boss Giovanni Brusca, l'opinione pubblica si è divisa su questo argomento. Qualcuno ha detto eh, forse sarebbe stato meglio, anche se ha collaborato con la giustizia tenerlo in carcere, magari non carcere duro, regime di 41 bis, però tenerlo in carcere e non farlo uscire, un boss del genere. Qual è la sua opinione in merito anche a questo dibattito, probabilmente professore mediatico, perché legato anche all'anniversario no, della strage di Capace? Sì, ci hanno sempre detto che bisogna tenere separati il cuore dalla ragione, cioè un conto è la condanna morale, un altro è quello che prevede l'ordinamento giuridico e purtroppo bisogna accettare la scarcerazione di, Bo, di Brusca eh, perché, perché ha beneficiato della premialità di una legge voluta tra l'altro anche da Giovanni Falcone. Però io mi indignerei molto di più eh, su un altro aspetto e eh, sul fatto che dopo 29 anni ancora non sappiamo eh, tutto sulle stragi eh, di e, e di via da meglio quindi mi aspetterei la stessa indignazione per questa verità che è stata lungamente sbrecciata mortificata calpestata e, 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 e mi aspetterei appunto di, 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 di sapere quello che è successo dove è andata a finire l'agenda rossa di, di borsellino perché ci sono state delle de, de, c'è stato un patto di, 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 di reciproca reticenza eh, quanto ci stato uh, uh, in quelle stragi uh, che non sia uh, riconducibile a, alle mafie. Io mi indignerei più su questo che sulla scarcerazione di Bruce. Ecco, per andare alle conclusioni, è vero che oggi l'andrangheta è la più potente delle mafie oppure è stato sempre così e magari è stata un po', se vogliamo, sottovalutata rispetto a Cosa Nostra e alla Camorra? No, diciamo che c'è stato un momento in cui Cosa Nostra è stata molto più forte, quando Cosa Nostra gestiva il mercato internazionale dell'eroina, era una delle mafie più potenti e più ricche. La mafia calabrese è cresciuta nel silenzio, ha goduto della sottovalutazione. Quando tutti eh, concentravano l'attenzione su Cosa Nostra, Andrangheta eh, investiva i, i proventi dei sequestri di persona nel traffico di, di cocaina eh, e ancor prima nell'eroina bianca. Quindi diciamo che eh, oggi è un'organizzazione potente, ricca, globalizzata, una delle più forti a livello internazionale, però c'è stato un momento in cui l'andrangheta è cresciuta eh, nel silenzio e, e non è stata eh, considerata eh, per quello che era e per le potenzialità che aveva, è, è stata quasi considerata una sorta di mafia stracciona, una mafia di serie B, ecco, le sottovalutazioni sono sempre pericolose. Per oggi non è più quella mafia no? che in tanti immaginano, questo vale anche per Cosa Nostra, Coppola e Lupara per dire, ha più un volto imprenditoriale, no? Diciamo di sì e diciamo che eh, rappresenta eh, anche plasticamente questa idea della mafia silente, di una mafia che è in grado di utilizzare la violenza, ma che cerca appunto di centellinarla, di utilizzarla solo quando serve, perché hanno capito, soprattutto dopo la strage di Duisburg in Germania, eh, che eh, bisogna evitare il clamore sociale. Quando le mafie si muovono sotto traccia, fanno, danno meno fastidio e quindi vengono percepite di meno e la drangheta oggi con la ricchezza che è riuscita ad accumulare ha bisogno di investire, reinvestire questo denaro in territori dove è molto più facile delinquere. E, e, e sono i tanti, eh, tantissimi paesi eh, in Europa e nel mondo, dove appunto l'andrangheta non si muove come un esercito di occupazione, ma si muove sotto traccia perché ha capito fondamentalmente che eh, i soldi della eh, cocaina eh, non sono paralleli a quelli dell'economia legale. Ma sono ormai integrati, quindi eh, c'è chi facilita il compito degli indranghetisti perché i soldi vengono richiesti, eh, vengono auspicati, direi, ecco, entrano con una facilità impressionante nell'economia legale. E questo è il problema eh, su cui bisognerebbe riflettere. In Europa si riesce a confiscare meno dell'1% dei beni illegalmente conseguiti, grazie al professor. Antonio Nicaso, in chiusura, eh, se volete anche leggere uno dei tanti libri del professor Nicaso, vi consigliamo a proposito di lavori. Uno che è, diciamo un libro che è anche molto attuale: a proposito di ossigeno illegale, come le mafie approfitteranno dell'emergenza COVID-19 per radicarsi nel territorio italiano e come ti ha spiegato questa cosa, poi di fatto è anche avvenuta Ricordo strade blu Mondadori la casa editrice scritto insieme a Nicola Gratteri Grazie ancora professor Nicaso e buon lavoro Grazie grazie a lei buona serata Ricordo oltre che uno dei massimi storici delle mafie non solo italiano è giornalista saggista e docente in diverse università non solo italiane ma abbiamo citato anche Università della California e Università del Canada, infatti era in collegamento da Toronto, il professor Antonio Nicaso. La linea va a Raquel Abelian, alla nostra regia, ma restate sintonizzati su Cusano Italia TV perché torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di Crimini e Criminologia. Continuiamo a parlare di mafie, nello specifico continuiamo a parlare di Ndrangheta, però è cambiato il titolo in questo secondo capitolo, Ndrangheta, e come vedete i collaboratori di giustizia parlano, tra poco li sentiremo, Luigi e Nemo Bonaventura. È un'esclusiva di Cusano Italia TV e ringrazio in particolare Luigi Bonaventura che da collaboratore di giustizia dal 2006, ovviamente insieme alla sua famiglia, è stato trasferito in una località protetta, ma nello stesso anno, oltre che con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, collaborò con la direzione distrettuale antimafia di Bologna ed esordì con la sua prima testimonianza davanti ai giudici della Corte d'Assise di Ravenna nel processo per l'omicidio di Gabriele Guerra avvenuto a Cervia. Le sue dichiarazioni alla fine porteranno a tre ergastoli. Bonaventura continuò poi a collaborare nonostante gli eh, fu revocato il programma di protezione da lui, diciamo, da molti anni. Le procure attingono informazioni preziose per combattere la criminalità organizzata. Diciamo che tra interrogatori e testimonianze in vari processi ha contribuito a portare anche di recente all'operazione Malapianta, marzo del 2019, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri contro Lecosche e Mannolo Grande Aracri e altre, con oltre 35 arresti in totale allo stato attuale. Luigi Bonaventura ha dato un contributo collaborativo a 14 procure. Abbiamo parlato prima con il professor Nicaso anche nel maxi processo a Emilia è stato importante anche lì. E allora lo abbiamo in collegamento come detto in esclusiva, peraltro rispetto alla volta scorsa un collegamento ancora più speciale perché oltre a Luigi Bonaventura, come anticipato, c'è anche suo figlio Nemo. Benvenuti ad entrambi a Crimine e Criminologia. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Fabio, buonasera a tutti i telespettatori. Allora chiedo subito, io ho evitato di presentare la storia di Luigi Bonaventura per evitare anche, no, a volte in base alle fonti che si raccolgono ci possono essere degli errori. Sul fronte collaborazione come collaboratore di giustizia abbiamo detto molto, però vorrei far così, raccontare ai telespettatori da Luigi. Quella che in sintesi è la sua storia a partire da, da quando era un bambino soldato, no Luigi? Sì, sì, esattamente Fabio. Io vengo concepito per essere dranghetista, quindi mio padre era un boss della drangheta, mio nonno è uno dei boss della drangheta più importanti a livello internazionale. E probabilmente può essere anche il mio bisnonno, quindi vengo nella dragheta. Nasci diventi draghetto per diritto di successione se tuo padre era un affiliato, e quindi nasci draghetista. Nasci draghetista, appartenere alla guerriglia, essere bambino soldato. Poi, comunque, parliamo del 1971. La mia famiglia aveva già una faida. Dopo un anno, un anno e mezzo della mia nascita, uccidono un mio zio e Quindi scoppia una seconda faida. Quindi, nascere una famiglia di drangata con due faide in corso non è facile. Parliamo di un'epoca difficile perché, comunque, negli anni 70 ci fu la prima guerra, la grande guerra di drangata che cominciò nel 75 e finì l'81, e poi ce ne fu la seconda grande guerra di drangata che cominciò l'85 e più o meno finì il 91. Quindi, sicuramente non è stato, non è stato una crescita, un'infanzia e tant'altro molto facile. Ecco ma con questo non voglio assolutamente né giustificarmi e ne altro, sto soltanto cercando di illustrare uno spaccato, uno spaccato di chi nasce in famiglie mafiose, di chi nasce in certi quartieri, di chi nasce in certe periferie, che non sono solo al sud, ma anche periferie lombarde o periferie di nome e così via di sento. Ecco, la cosca è quella dei Vrenna, Corigliano, Giampà, Giampà Bonaventura, operante nel territorio di Crotone, giusto? La cosca in realtà è la cosca Brenna Buonaventura, Brenna Buonaventura in realtà è un unico cognome, non sono due famiglie, mio nonno ha avuto più compagne e quindi poi tanti figli, un po' per strategia pure processuali, diciamo, e per mantenere i beni, diciamo, con un nucleo familiare, alcuni nuclei familiari si chiamano Buonaventura, però in realtà dovrei chiamarmi Brenna? Eh sì, per fare un po' di anche storia e chiarezza, ha fatto molta storia una persona che Luigi Bonaventura conosce bene e stima molto, il professor Antonio Ricaso, che è già intervenuto. Ma è vera questa storia, Luigi, che a seguito della notizia che volevi iniziare a collaborare con la giustizia, tuo padre decise di ucciderti? O provò a ucciderti? Sì, è vera, è vera. Purtroppo io quando io ero libero, non avevo condanne né rischiavo di grosse e alla fine del 2005 ho deciso di dissociarmi, quindi di andarmene all'estero, mia moglie non sapeva tanto di me, anzi non sapeva quasi niente, poi alla fine dei conti ci eravamo sposati nel 2000, pochi anni prima, allora parlo con lei, gli dico che io ho un coinvolgimento in più nella famiglia, eh, diversamente da quanto gli avessi raccontato, e che comunque io volevo andare all'estero, volevo staccarmi da me star, questa famiglia e così via di seguito. Poi mia moglie, viene in una famiglia, è stata contraria alle mafie: ha capito che in me c'era un ravvedimento e, e comunque mi ha incoraggiato ancora di più ad andare avanti e a dire: Se tu sai che appartiene a è un qualcosa che distrugge. Allora, forse sarebbe onesto prendersi le proprie responsabilità e cercare di dare un contributo a far sì che altra gente non faccia male ad altra gente. Ecco questo l'ultimo passaggio, lo voglio sottolineare per fare capire quanto è importante la collaborazione e anche perché eh, alcuni collaboratori uno dei motivi per i quali i collaboratori collaborano diciamo che in ogni, in ogni spaccato in ogni categoria i motivi perché uno diventa giornalista, la puntata magistrato, prete sono tanti, non sempre sono nobili è così la stessa cosa eh, eh, yeah. fra i collaboratori di giustizia certo eh, peraltro sottolineo ci diamo del tu con Luigi perché ci conosciamo veramente da tantissimo tempo, è intervenuto spesso anche a Radio Cusano eh, Campus, sentiamo un po' Nemo Nemo, come si vive da figlio di un collaboratore di giustizia? Immagino non si viva affatto bene, no? Anche con parecchia paura addosso tutto il giorno. Certo, oh, saluto a tutti e intanto vi ringrazio per avermi permesso di dare la mia testimonianza, che credo sia la testimonianza comunque di numerosi altri figli o comunque familiari di collaboratori. E sì, come ben dici, non è una vita semplice. Non tanto per la scelta in sé eh, presa da mio padre, che è una scelta nobile, e che chiaramente più che per rendermi ancora più difficile la vita è stata presa proprio per renderla più facile, in un certo senso, per non farmi nascere negli stessi ambienti in cui lui è stato costretto a vivere. Eh, un punto per diritto di nascita, come ho detto prima, si diventa grandetista, lo sarei diventato anche io, ed è per questo lo posso solamente ringraziare di aver deciso di recidere questo collegamento. Quindi la mia vita è resa difficile da diversi fattori. Dal fatto che comunque sì devo sempre badarmi da, da soggetti che potrebbero vendicarsi rispetto a mio padre colpendo me, o comunque anche altri membri della mia famiglia. Ed è questa la motivazione del perché, appunto, mi vedete camuffato in questo momento. E le altre difficoltà, più che altro, sono dovute comunque dal sistema che dovrebbe occuparsi di noi, appunto, che invece di cercare di rispettare i nostri diritti, mettiamola così. Uh, li nega sostanzialmente dato che io ho iniziato a farmi vedere, ho iniziato in un certo senso a cercare risalto mediatico per risolvere la situazione in cui uh, vivo oggi, cioè nel fatto di non poter andare a studiare di non, di, non riuscire a, di non poter andare a lavorare di non riuscire a votare ad altri diritti che comunque sono miei in quanto cittadino italiano e non mi sono permessi il fatto dell'università è ciò che per il momento mi diciamo più a cuore dato che ho finito il liceo con un buon punteggio già ormai da un anno e mezzo quindi che dovevo fare l'università purtroppo non mi è stato permesso eh, dato che nella provincia di residenza appunto non mi è permesso andare che tra l'altro sottolineo dovrebbe essere la provincia protetta quindi l'unico modo per me per andare all'università sarebbe quella di uscire fuori dalla provincia di protezione quindi rifiutando la mia protezione eh, come potrei io semplicemente potrei presentare un modello di sé, potrei presentare una borsa di studio e avere aggiornamenti fiscali che tutti i cittadini italiani possono usufruirne e io non posso, non posso andare neanche a lavorare, quindi non posso farmi una mia vita economica, una mia vita indipendente appunto, costretto a gravare continuamente sulle spalle della mia famiglia con quel poco che abbiamo e purtroppo i vari trasferimenti comunque incidono anche potremmo dire in un certo senso sulla salute psichica, perché non riesci a farti degli amici, non riesci a trovarti una ragazza, sono tutti quei fattori sociali che io come tantissime altre persone non riescono a sviluppare, dato che è più che possibile non hanno essere trasferiti più volte. Perché poi, peraltro, ricordiamo, il 27 luglio 2018 il TAR del Lazio legittimò la revoca al programma di protezione a cui aveva fatto ricorso. Luigi Bonaventura, quindi ora non siete più in regime di protezione, eh, Luigi? Mm, sì, purtroppo poi sappiamo le notizie vanno veloci, ce ne sono tanti col web, e quindi a volte magari confondono. Sì. Cioè, in realtà c'era stata una sentenza ancora precedente, eh, che era quella del Consiglio di Stato. Sì. Eh, mi no, questa credo. era quella definitiva, dicevo io. Sappiamo, ma, infatti, già infatti, già prima, no? Che, no, ma ti spiego, eh, era che mi dava perfettamente ragione, e quindi il Consiglio di Stato gli impone. All'amministrazione di mettere sotto programma subito i due nuclei familiari e me stesso, e così replica anche la BDA di Catanzaro. Recentemente il TAR eh, mi aveva dato torto, il Consiglio di Stato mi aveva dato ragione. E dopodiché faccio questo TAR di nuovo. Potevo ripetere il discorso del Consiglio di Stato, dove sicuramente ce l'avrei fatta, ma non l'ho fatto per due motivi. Uno, perché non volevo spendere 5.000 euro, e due, perché tanto la prima sentenza ha ottenuto la vittoria, vittoria tra virgolette, perché qui non è che siamo pronti di nemici, non è stata eseguita, comprenderai che quando nulla serve è meglio non fare niente. Quindi, alla fine dei conti mi trovo la famiglia sotto programma. Poi, parlare sotto programma, la gente magari pensa che davvero siamo protetti. Noi non siamo protetti. Eh, il programma è obsoleto, non funziona. Siamo senza documenti, siamo con. È una cosa incredibile. Eh, alla fine dei conti. Alla fine dei conti oggi sono ospite di mia moglie, ma ci tengo anche a precisare perché questo aspetto è importante, mia moglie era un'imprenditrice, anzi addirittura un'imprenditrice denunciante che ha denunciato ancora prima che io collaborassi con brassico, la giustizia, però siccome abbiamo parlato di TAR, abbiamo parlato di Così di Stato, abbiamo detto torto, ragione eccetera eccetera, cioè alla fine dei conti io tecnicamente non ho mai fatto niente di grave. Cosa, cosa mi hanno contestato? Mi hanno contestato il fatto che io lamento che il programma di protezione esiste solo sulla carta e che invece di proteggere questi ragazzi li uccidono psicologicamente, emotivamente e anche fisicamente, perché non ci dimentichiamo che Marcello Buzzesi due anni fa è stato massacrato a Pesaro, non ci dimentichiamo che ormai c'è un collaboratore al giorno, al mese che viene trovato suicida o suicidato o non si capisce perché è morto. 15 giorni fa, 20 giorni fa, è stato trovato a Lecce un collaboratore della Drangheta, quindi l'ennesimo di ogni mese Torino Filocamo un ragazzo di 33 anni, un ragazzo che non era nemmeno nato dranghetista, è trovato suicida in modo strano a Lecce in Puglia. Come si può pensare di mandare un collaboratore importante della Drangheta in, in Puglia? Ecco, ci teniamo a precisare questi aspetti. Anche perché lo sappiamo, purtroppo mafia, camorra, andrangheta non Dimenticano, no, Luigi? Non perdonano? Non è che passa il tempo e dimenticano il rischio, è sempre alto. Sì, ma non solo questo, calcoliamo che comunque c'è il Salentino, il Salentino è sempre la colonia La Settora è una la quarta mafia, una della Trangata. E in più c'è anche da aggiungere che è chiaro che se vuoi colpire una persona in un territorio più saturo, come può essere il sud, diciamo. Che è più facile che puoi trovare qualcuno degli abitanti che ti presta collaborazione, e certo, è chiaro. È ovviamente ora, però, voi, visto che non siete più sotto regime di protezione, vi trovate in un'altra località no? in Italia rispetto alla Calabria. Però come funziona? Cioè, non c'è il minimo sostegno alle famiglie come, come la tua, Luigi, da allora, parte dello beh... Stato. Lo so, che, lo so che è difficile spiegarlo tecnicamente e capisco anche che c'è un enorme contraddittorio in tutta questa faccenda. Cioè, tecnicamente, cioè, in modo ufficiale, almeno sulla carta, la mia famiglia, mio figlio, mia moglie, l'altra mia figlia, mia socia, i miei cognati, sulla carta sono sul programma di protezione. Ah, ecco. okay? Io invece sono loro ospite, però come tu stesso hai sottolineato, sono un collaboratore a tutti gli effetti, collaboratore da 14 anni, senza sosta. E quindi tu hai menzionato tanti casi, un mese fa ho fatto altre testimonianze, un paio di mesi fa ho fatto due interventi al processo di nascita Scott e così via di seguito. Ma io ti sto spiegando le cose giusto per dire come sono, non è che lo dico giusto per enfatizzare, per, per ingrandire, perché qui non ho niente da ingrandire. Torniamo da Nemo eh, per conoscere anche, no? ha parlato di liceo, sei riuscito comunque a, a, ad avere almeno... La soddisfazione no? di fare la maturità quale liceo in particolare. Allora eh, guardi mi prendo un attimo in difficoltà con questa domanda, dato che eh, non, non, non so, cioè nel senso che sì, ho fatto il liceo e comunque il liceo sono riuscito a farlo, però il fatto è che all'interno comunque ci sono state di, diverse difficoltà, comunque. E immagino. E mi hanno portato anche in certi momenti a dubitare che sarei riuscito anche a completarlo il liceo alla fine ce l'ho fatta, è stata una grande soddisfazione dato comunque che sono uscito con un 98 quindi eh, di voti abbastanza alti, io sono una persona che comunque studiare mi piace quindi sì è stata una soddisfazione effettivamente però purtroppo è una soddisfazione che diciamo viene un pochettino annullata dal fatto che eh, non so cosa farmene di questo liceo se non mi è permesso di andare all'università eh, sono quindi qui con, con quello che a tutti gli effetti purtroppo è diventato solamente un pezzo di carta al momento, dato che non posso utilizzarlo. Non ho modo di convertire diciamo, questi miei studi in ambito lavorativo, dato che non mi ha permesso di lavorare nella mia località. Eh, quindi è stata una scuola che personalmente sì mi ha dato molta soddisfazione, che però purtroppo non, non vedo sbocchi, non mi sono permessi sbocchi, mettiamolo in questo modo. Eh, prima dicevo che appunto... È una questione anche di cittadinanza, nel senso che io, come molti familiari, avremo il semplice diritto, come cittadini italiani, appunto a dover soffrire di alcuni bonus, di alcuni aiuti, anche quando... Non è possibile con una normale persona appunto con il modello di sé, che per esempio noi non possiamo presentare. Io non sto chiedendo al programma di protezione che mi venga, non lo so, mi vengano accreditati 3.000 euro che mi paghino tutto. Io chiedo semplicemente di poterlo usufruire come una persona normale, tranquillamente normale, anche sotto regime di protezione, perché è chiaro, ma come una persona normale potrei soffrire di tutti quei bonus fiscali o tutti comunque quelle. Vie appunto istituzionali per, per vivere come una persona normale, appunto perché questa vita comunque non mi permette di non è normale, non, non è facile, non è normale. Ecco. Peraltro, e... sei, molto, sei molto spigliato. Complimenti, si, si nota insomma, ti percepisce la voglia no? anche di cultura e di andare avanti con gli studi da parte tua. Sì. Ti ringrazio, e ti, si percepisce anche in un certo senso la necessità, perché o, o lavoro, o comunque continuare gli studi, in un modo o nell'altro devo essere d'aiuto, mettiamola così, e soprattutto dovrei badare a me stesso. E infatti, ma... Luigi, no, volevo introdurre l'argomento: no, siete qui anche in rappresentanza no, di tanti altri che sono nella vostra situazione, mi hai fatto delle cifre, 5000 persone. Allora, attualmente, attualmente i collaboratori ufficiali, e quelli là che risultano protetti, sono mille e hanno un seguito 5.000-5.000 familiari. familiari. E in realtà, è un mondo che da quando, da, dai tempi di, di, di Ronaldo Vitale, o vogliamo dire meglio Buscetta perché è più noto, e credo che sia un mondo che si aggira si aggira attorno alle 30-40.000 unità calcolando che comunque solo un terzo sono i collaboratori quindi adesso parliamo di mogli figli cognati gente innocente che non c'entra niente però ci tengo molto a precisare un aspetto perché sennò qui sembra che tutto passa sei protetto e quindi purtroppo ci sono delle conseguenze non è affatto vero cioè a parte il fatto che noi protezione non abbiamo non abbiamo sport non abbiamo documenti non abbiamo niente quindi protezione e, per e, modo e, di dire e, eh, noi, eh, sì, sono sulla carta. Il problema qui è che eh, in realtà cosa si va a lamentare? Quello che poi alla fine dei conti io ho lamentato. Cioè, loro mi hanno fatto questa revoca, questa forzatura, nonostante anche il Consiglio di Stato gli aveva dato disposizioni diverse, solo semplicemente perché io ho lamentato a, a contratto scaduto. Ma guardate che voi non state rispettando il contratto. Voi mi avete garantito un documento valido su tutto il territorio nazionale, ma questo documento. Non esiste, voi mi avete garantito che i miei figli avrebbero continuato a studiare, che non ci sarebbero stati problemi di salute, cioè avremmo risolto come normali cittadini, perché nessuno sta chiedendo di più. La soddisfazione è che mio figlio ha preso, ha preso eh, in questo liceo scientifico, anche se lui è da classico, ma si è voluto cimentare. In quello che lui riteneva di non avere i talenti. È una soddisfazione, ma veramente meritata, ma soprattutto deve dire grazie alla mamma, perché tu devi sapere che questo liceo, queste scuole, non, non si capisce in quante città. Ancora eh, eh, le abbia fatte, però non è una soddisfazione, non è una soddisfazione che arrivi con sacrificio a studiare. E lo studio, la salute dovrebbero essere dei diritti di tutti i cittadini. Quindi abbiamo degli impedimenti, non perché siamo protetti, abbiamo degli impedimenti perché il programma è obsoleto, nessuno lo vuole cambiare, lo stanno lasciando morire, quindi di conseguenza. Così non porterà alla collaborazione importante, così segnerà la fine delle mafie, ma soprattutto non arriveremo alle mafie del terzo livello, del quarto livello, perché quello che dura di più al sistema non sono i collaboratori, ma sono i collaboratori quando cominciano a parlare delle collusioni. Ma ritornando alla scuola e concludo, non dobbiamo confonderci su questi aspetti, perché comunque poi le famiglie di Drangheta si evolvono. Anche io ormai in un certo senso la mia famiglia è storica, quindi si ero evoluta da criminale, avevo fatto due anni e mezzo di galera per dirti, quindi vuol dire che avevo le maniglie giuste. Io mio figlio, e ai miei figli, ho potuto dare un futuro diverso da quella cultura eh, obsoleta, quella cultura arcaica, quell'appartenenza antica e distruttiva che la Drangata, ma non è che mio figlio sarebbe rimasto in mezzo alla strada come è successo a me negli anni 70 perché parliamo di un'altra epoca. Oggi lui starebbe studiando ad Oxford per dire. Quindi non stiamo lamentando niente, non stiamo lamentando niente che, non era, che non era negli impegni. Io gli impegni li ho mantenuti, continuano a mantenerli. In tanti anni ho lamentato tante cose, nessuno mi ha denunciato che lo facessero adesso se vogliono, perché sanno che sto dicendo il vero. Semplicemente eh, lo posso dimostrare. Ecco, ecco anche se alla qualcosa. luce di quello che hai appena detto, no? abbiamo parlato prima col professor Nicaso dell'arresto del boss. Eh, Rocco Morabito e di quello di cui si discute molto, cioè la scarcerazione di Giovanni Brusca. Su questi punti, qual è il tuo pensiero? Anche alla luce di quello che hai detto, no? il rischio che poi, mh, con tutto quello che sta accadendo, si possano perdere tanti preziosi collaboratori di giustizia. Allora io faccio una nota che forse stono, però consentimela per favore, io sono contento che è stato da voi il professor Nicaso, io senza che nessuno me ne voglia lo ritengo l'esperto numero uno a livello internazionale sul fenomeno delle mafie, non parlo di una mafia, mafia. in generale, mafia in generale perché il professor Nicaso va e studia le mafie sul territorio, così in Somalia, così in Colombia, così in Russia e così via, quindi lui è davvero, è davvero un grandissimo... io. Io, io sono il suo alunno ecco, io quando sento lui mi sento un allunno. Orionda allora, ce lo ha confermato, detto. te lo posso garantire. Con molto orgoglio, mi fa piacere e con molto orgoglio lo faccio. Allora, ritornando a Brusca, qual è la mia posizione? Cioè, noi qui stiamo parlando con comunque, con un'università noi dobbiamo capire che siamo uno stato di fatto di diritto, cioè non devo arrivare io dall'altro ambiente a ricordare che noi siamo una società civile e siamo uno stato di fatto di diritto, uno stato di diritto mantiene gli impegni, uno stato di diritto non può fare legge a persone, non può fare differenza, è vero Giovanni Brusca si è macchiato di cose orribili, però non è giusto nemmeno farci passare tutti che abbiamo fatto quelle cose orribili e comunque non si possono fare distinzioni, Giovanni Brusca comunque è pure un ragazzo di 30 anni, che Comunque, quando il padre ha preso questa strada, noi aveva 5 anni. Noi dobbiamo pensare a questo ragazzo, che comunque so io, anche se non lo conosco, che è un bravissimo ragazzo. Si impegna nel civile e si occupa di antimafia e dobbiamo considerare queste cose. Quindi, non possiamo fare eccezioni. Ma Giovanni Brusca, parliamo di questa persona, va bene, ha fatto cose brutte, ok, l'abbiamo capito, però. Lo Stato, nelle leggi italiane esiste questa cosa, lui ha deciso di collaborare, ha collaborato, abbiamo, abbiamo scoperto la verità sulle stragi, ci sono stati arrestati tanti, cosa nostra, almeno la stragista è stata completamente rasa a suolo. Ma di cosa parliamo di Giovanni Brusca? Di un uomo che comunque ha fatto 30 anni di Crea. lo so che alcuni cercano di sminuire dicendo la liberazione anticipata, ha preso 5 anni 6 anni di liberazione anticipata. Nei conteggi lui ha scontato 30 anni di galera. Quindi di cosa parliamo? La liberazione anticipata non è che lui l'ha presa perché è un collaboratore di giustizia, la liberazione anticipata la prendono i peggiori mafiosi irriducibili. Quindi di cosa parliamo? Ma se vado di Brusca o qualsiasi mafioso e lo fanno ancora tanti, basta per ottenere i benefici processuali e i benefici penitenziari, perché sono due tipi di benefici. Per quelli processuali, basta dissociazione, ammissione di colpa e il modulo eh, rito abbreviato di processo. Ok? E tu non prendi più di 30 anni. Mi segui? E quindi. Infatti, vedi... il professor Nicaso ha detto dobbiamo scindere tra fattore emozionale e leggi, è quello esatto. che prevede lo Stato. Esattamente, esattamente, noi dobbiamo, dobbiamo essere un paese che dobbiamo fare un po' di salto di qualità e forse probabilmente anche i politici dovrebbero smettere, smettere di andare dietro i post, i like, cosa. perché queste cose a che servono queste istituzioni? Noi dobbiamo distinguere l'emozione con quello che è il diritto, con quello che è la legge, questo è importante. Poi questi politici che sempre si lamentano, sempre si lamentano, sembra che è quasi la colpa è dei cittadini, sono loro i politici, sono loro che devono fare le leggi. Quindi che li facessero, soprattutto che li facessero rispettare. Ecco, chiudiamo, chiudiamo intanto, poi torniamo in chiusura con te brevemente a, anche all'associazione. Volevo da Nemo un appello, che quello che si sente di dire liberamente davanti alle telecamere di Cusano Italia TV per migliorare la sua situazione. Sì, allora io... Vabbè, chiaramente, la mia volontà di continuare gli studi e di poter anche lavorare è stata chiara durante questo, questo momento insieme. E io come appello vorrei dire il primo, anche riferito al caso di Brusca, di avere una mentalità più oggettiva e libera allo stesso tempo, nel senso di evitare pregiudizi, di evitare lo scandalo fatto apposta per ricevere consensi, come può essere nel caso della politica. Quindi di analizzare le cose oggettivamente, e tenendo conto che le leggi esistono già e abbiamo uno Stato che appunto è uno Stato di diritto. Uh, però l'altro appello che volevo fare è forse... Uh, inerente di più al sistema di protezione perché purtroppo lo, lo vivo sulla mia pelle. Il sistema di protezione è un sistema punitivo per cose che non, non dovrebbe esistere punizione. Un tuo familiare muore, devi essere trasferito. Un tuo familiare fa un incidente, devi essere trasferito. Succede qualsiasi cosa che loro ritengono pericolosa, che peraltro non ti vogliono neanche comunicare, devi essere trasferito nuovamente. Quindi sono. Delle punizioni perché in questo modo vengono percepite quasi dei ma neanche punizioni, sono um, del danno, semplicemente del danno che viene fatto a tutti questi familiari coinvolti in questo sistema di protezione, di sicuro in un certo senso neanche per loro scelta, e di sicuro non sono dei mafiosi da, da, da trattare tali perché purtroppo sembra proprio questo: che oggi i familiari dei collaboratori e dei testimoni vengano comunque trattati come dei, dei mafiosi. E quindi in un certo senso è quasi implicito che debbano avere un sistema nel quale orbitano che è punitivo, perché purtroppo punitivo risulta. Luigi, per chiudere, ricordiamo l'associazione, che è importante. Sì, sì no, io, come no, dico mio figlio, non è una questione di punizione, è una questione proprio di, di un programma obsoleto. Dobbiamo capire e chiudere l'aspetto qui facendo che per permetterci quello che noi ci serve di vivere da persone normali con le conseguenze del caso sono un cambio di generalità definitivo che chiedono 14 anni, cioè non ci vuole niente a farlo per dirti. Quindi anche il sussidio che ci danno perché è un sussidio che danno perché annullano i diritti delle persone, quindi se non puoi andare a lavorare da così, così vivi, noi, noi non lo vogliamo. Noi vogliamo che questo sussidio venga dato come sgravi fiscali alle aziende, che servirà anche all'economia, le tali aziende che possono assicurare dei posti di lavoro. Per chi ha denunciato, perché il posto di lavoro permette due aspetti importanti: uno l'inserimento sociolaborativo e l'altro la copertura. Che è volete, volete vivere del... soprattutto no? a che vivano i, i familiari dei collaboratori di giustizia? I familiari, certo, perché se i politici vogliono fare una legge contro i collaboratori di giustizia, che l'accendessero, Se uno vuole collaborare, uno decide, collabora o non collabora. Allora uno decide e dice: Guarda, dice, parla con la famiglia, voi prendete il distacco di me, io divorzio da te. Ok, restiti, restiti in calabria, che io collaboro, io mi impicco, io mi faccio tutta la crea, ma non massacriamo perché abbiamo parlato di numeri importanti prima. Quindi, se parliamo di 30.000 persone, parliamo di 40.000 persone, abbiamo visto che nemmeno un terzo oggi sono 5.000 protetti con 1.000 collaboratori. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un quinto che sono i collaboratori di giustizia, parlando dell'associazione. Io sono un mediatore insieme a mia moglie Paola Emmolo, che lei è, seg è il segretario dell'associazione, dell'associazione sostenitore dei collaboratori di testimoni di giustizia. E come abbiamo parlato spesso, andiamo a difendere, non ci occupiamo di a 360, gradi, ma andiamo a a difendere gli strumenti di contrasto alle mafie, gli unici più efficaci che attualmente abbiamo, che sono i collaboratori di giustizia, i denuncianti, l'intercettazione, come dice Rao, come dice tanti altri. E dal punto di vista umano, tra i tanti impegni che facciamo da sensibilizzazione e formazione di una nuova antimafia, eh, ci occupiamo di questi familiari che non c'entrano niente. Non c'entrano niente. Quindi facciamo attenzione, siamo uno Stato civile, siamo uno Stato di, di, di diritto, pensiamoci su queste cose perché se confondiamo la giustizia con la vendetta vi assicuro che noi non diamo un buon esempio, non siamo migliori dei criminali, questo è importante, Brusca a livello di legge italiano ha pagato il suo conto, ha risposto alle leggi dell'uomo con grande coerenza, con un rapporto collaborativo eccellente, questo lo dice De Rao, lo confermo anch'io, quindi alla legge dell'uomo ha pagato, se poi qualcuno si confonde con Dio e quindi vuole che gli risponda anche lui, che ci portasse un certificato dove dimostra che costui è Dio. E allora diamo conto a questo qui e deciderà se cosa fare di noi. Io ringrazio Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia, ma soprattutto ringrazio Nemo per essere intervenuto, aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti e due. Grazie, grazie, a te, grazie a te Fabio e io lascio con una, una riflessione. Dobbiamo decidere se davvero vogliamo la fine delle mafie o no. E non aspettiamo il sangue per vedere l'allarme. L'allarme lo dobbiamo vedere perché oggi le mafie sono più potenti di prima, inquinano l'economia, la democrazia, la meritocrazia, inquinano i nostri territori con tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici. Queste tonnellate di rifiuti tossici uccideranno generazioni e generazioni. Quindi non scherziamo su queste cose, prendiamola di petto questa storia e finiamola una volta per sempre, depotenziamo le mafie nei prossimi 5-10 anni, lasciamoli a poche unità perché completamente è un fenomeno umano e non lo puoi debellare completamente e ripigliamoci la libertà, la democrazia, la meritocrazia e tutte le cose che dovrebbero appartenere a una società civile. Grazie ancora a Luigi Nemo Bonaventura, alle prossime occasioni. Grazie a te, grazie a te. A entrambi, grazie anche alla regia Radia Labelliana alla quale eh, ridiamo la linea, eh, ma restate sintonizzati perché poi tra poco torniamo con un eh, ricco terzo capitolo di crimini e criminologia. E Ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo capitolo di Crimini e Criminologia. Continuiamo a parlare di criminalità organizzata, ma ampliamo il campo un po', così come abbiamo fatto in apertura col professor Nicaso. Infatti, questo è il terzo titolo: Mafia e Ndrangheta, Maxi Processo a Emilia e il fenomeno del pentitismo. E andiamo allora a presentare l'ospite di questo. Terzo capitolo, una ospite. Abbiamo infatti in collegamento, la ritroviamo con piacere, la dottoressa Mary Petrillo, criminologa e psicologa. Bentornata a Cusano Italia TV. Buonasera, ben ritrovati. Ricordo peraltro, docente di materie di criminologia anche a quelli che sono i master dell'università, Nicolò Cusano, per tutte le informazioni sull'università, sulla sezione master potete andare. Sul sito unicusano.it e poi coordinatrice del Crime Analyst Team. Abbiamo già fatto un po' di storia delle mafie con eh, il professor Nicaso. Ma visto che sono argomenti purtroppo sempre attuali tra l'arresto del boss Rocco Morabito e la liberazione, invece, per quanto riguarda Cosa Nostra, di Giovanni Brusca, le chiedo da esperta, da anche lei storica del fenomeno mafioso, ma anche di quello ndranghetista. Ci sono delle differenze sostanziali tra ndrangheta, mafia e camorra, dottoressa? Sì, indubbiamente le differenze sono eh, di natura rituale, in quanto per accedere a eh, queste organizzazioni generalmente eh, ci si affida anche a una sorta di ritualità e quindi di iniziazione e questo diciamo è differente a seconda del tipo di criminalità organizzata ehm, in cui uno entra poi a far parte. Eh, altre differenze sono anche nel modus operandi, eh, dove praticamente eh, attualmente sembrerebbe che l'andrangheta sia quella più organizzata e anche più cruenta, legata anche a organizzazioni criminali internazionali, eh, in particolare del Sud America. E eh, Mafia e Camorra sembrerebbero invece più orientate su un discorso eh, più di natura, come dire, ehm, lavanderia, cioè nel senso eh, che eh, si sono adeguate più al porto. sistema, esattamente, si sono adeguate più al sistema e quindi cercano di eh, aggirare eh, il il loro essere criminali con camminando sul filo della eh, legalità. E come sentite, eh, come piace eh, fare qui a Crimine e Criminologia, facciamo anche tanta storia del crimine, della criminologia e della criminalità organizzata. In qualche modo ha già risposto alla domanda che stavo per farle. Eh, L'andragheta oggi è la più potente delle tre? Sì. Attualmente sì, perché eh, l'Andrangheta diciamo che è riuscita in qualche modo a coniugare l'aspetto diciamo più eh, primitivo di quelle che sono le organizzazioni criminali, quindi il discorso più eh, territoriale, se così vogliamo dire, con un discorso anche di eh, iniziare un'attività di tipo eh, imprenditoriale. Eccolo, a proposito di mafia, cominciamo a sentire il procuratore Roberto Alfonso, che peraltro era all'epoca dei fatti che andiamo ad approfondire, procuratore di Bologna. Parliamo del eh, prima l'inchiesta, poi il processo a Emilia. Queste sono dichiarazioni del 16 luglio 2015 eh, del procuratore Roberto Alfonso, quando scattò l'inchiesta a Emilia sull'Andrangheta Abbiamo eh, trattato prima questo tema, ricordando Brescello, Reggio Emilia, molti all'epoca parlarono di capitali eh, dell'andrangheta in Emilia-Romagna, furono arrestati molti boss, ma anche imprenditori per intestazione fittizia eh, di beni. Ecco, l'allora procuratore di Bologna, Roberto Alfonso, che oggi è procuratore a Milano, in conferenza stampa disse queste parole. Sentiamo. Yeah. Come vi avevamo già anticipato nel corso della conferenza stampa seguita all'esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare, lì noi abbiamo tantissimi filoni di indagine ancora come dire, non completamente sviluppati ed esauriti, per cui completata la prima parte che costituiva la parte principale e più importante dell'indagine, L'Ufficio si sta ora dedicando allo sviluppo investigativo, all'approfondimento di tantissimi altri filoni. In particolare si stanno approfondendo diciamo, gli aspetti economici dell'organizzazione. E la misura cautelare che viene eseguita oggi porta come reati contestati a questi soggetti ben 12 ipotesi di articolo 12, quinques della legge numero 356 del 92, oss ossia di intestazione fittizia dei beni. Ecco, ripartiamo con la dottoressa Mary Petrillo proprio da quest'ultima dichiarazione dell'allora procuratore di Bologna, Roberto Alfonso, perché eh, diciamo l'andrangheta no? nel corso degli anni si è spostata, dottoressa, nelle zone economicamente più floride dell'Italia, eh. dell'Europa e del mondo, per puntare proprio su questo, su appalti edilizia. Eh, certamente, chiaramente queste organizzazioni criminali seguono i soldi, come diceva Falcone, seguono i piccioli sì. e quindi è chiaro che eh, si sono catapultate proprio in un ambiente imprenditoriale e l'ambiente imprenditoriale per eccellenza lo troviamo dal centro nord Italia e quindi è per, per, è per questo che si sono eh, espansi fino al... Diciamo al nord dell'Italia, ma anche oltre. Direi che, eh, ad esempio, in Germania eh, l'andrangheta, ad esempio, è molto radicata eh, come organizzazione. Eh sì, ricordiamo, peraltro, poi la famosa strage di Duisburg. Peraltro l'andrangheta è migrata, come abbiamo sottolineato, perché a un certo punto della sua storia non bastava più la terra di origine, colpa del famoso ponte migratorio di molti anni fa, a causa della crisi del latifondo calabrese. Quindi il nuovo business, possiamo dire, è quello delle false fatturazioni, no? Diceva prima che favoriscono Beh. anche il riciclaggio di denaro sporco, le chiamano frodi carosello. Eh, certamente, perché è chiaro che attraverso eh, queste società e queste intestazioni fittizie è chiaro che loro possono riciclare il denaro e quindi eh, in qualche modo ripulirsi eh, le cosiddette lavanderie no quello che diceva prima infatti eh, sì. dicevo prima anche con eh, il professor nicaso è, è finita ne parlavo anche con un altro autorevole esperto in un'altra puntata antonio turri che lei conosce bene niente sì. più coppola e lupara no ma volti sì. imprenditoriali anzi eh, sappiamo ad esempio in emilia Molti imprenditori di persona sono andati loro a cercare gli indranghettisti. Quindi questa mix è no, eh così. Certo. C'è stato, diciamo, questo avvicinamento proprio per cercare eh, di eh, allargare i loro orizzonti e, e purtroppo ci sono anche riusciti perché eh, molte società sono nate eh, da eh, in realtà organizzazioni eh, di tipo criminale eh, utilizzando nominativi eh, fittizi o addirittura le cosiddette teste di legno. E che ruolo hanno invece altre mafie? Ricordiamo la Sacra Corona Unita, oltre a eh, mafia, andrangheta e camorra. Ma vorrei aggiungere, proprio tornando a, ad Antonio Turri, quello che ci disse in un'altra puntata: esiste la Quinta Mafia. Lui, e qui eh, mette insieme la mafia albanese, la mafia russa e la mafia nigeriana. E che ruolo hanno con le mafie tradizionali queste mafie? Antonio ha sicuramente ragione, io mi trovo molto d'accordo sempre con lui. Eh, sono queste organizzazioni criminali eh, straniere che si sono anch'esse radicate nel territorio e da prima diciamo con un um, fare diciamo più eh, servile nei confronti delle nostre organizzazioni. Adesso invece stanno salendo anche loro e direi che sono quasi al pari e molte di queste organizzazioni si sono poi specializzate e settorializzate, ad esempio la droga, la prostituzione, eh, sono diciamo più prerogativa loro in questo momento piuttosto che delle nostre organizzazioni che invece si stanno eh, volgendo, come abbiamo detto finora, a un ambiente eh, di tipo più finanziario. Eh, abbiamo poi detto, insomma, obiettivi degli affari, discoteche, ristoranti locali, negozi, questo per tornare indietro eh, negli anni e nello specifico a proposito dell'Emilia, di, di Reggio Emilia, addirittura... C'è una parte di Reggio Emilia che è stata ribattezzata la Cutro Emiliana, no? Per la concentrazione che poi è stata sgominata dall'inchiesta e dal successivo maxi processo. Questo fa capire a che punto è arrivata l'infiltrazione dell'andrangheta al nord. Certo, sì sì, Beh, eh, come abbiamo detto, seguono gli affari e gli affari sono lì, e quindi loro si vanno a radicare su quel territorio, con, con tutti i mezzi, se così vogliamo dire. E allora torniamo a sentire il procuratore Roberto Alfonso. Ricordo, siamo nel luglio del 2015, tenne una conferenza stampa nell'ambito dell'inchiesta a Emilia, eh, che poi quell'inchiesta portò al maxi processo. Sentiamo ancora l'ex procuratore di Bologna. Come spiegavo poco fa, ehm, questo è l'approfondimento di un filone particolare dell'indagine, riguarda esclusivamente gli aspetti economici e eh, subito dopo come dire, mh, la definizione della parte riguardante l'associazione la, la, e l'attività dell'associazione abbiamo ritenuto, anche perché l'attività criminale era in corso, di definire questo filone. Eh, abbiamo approfondito gli elementi che ci risultavano già da atti documentali in nostro possesso eh, e attraverso anche attività tecniche, in particolar modo di intercettazione, siamo riusciti a dare un senso alla documentazione che era in nostro possesso e abbiamo potuto appurare che l'attività la, era ancora in corso con indicazioni che venivano dal carcere. L'ex procuratore di Bologna Roberto Alfonso a proposito della maxi inchiesta a Emilia, poi è arrivato quel maxi processo, abbiamo detto fino a un certo punto fu il secondo più grande della storia dopo quello dell'86 a Cosa Nostra e chiedo all'autoressa Petrillo dopo questo duro colpo eh, dato dallo Stato all'Andrangheta, in tanti però hanno detto l'Andrangheta è molto abile nel riorganizzarsi sul territorio. È molto brava a rialzarsi quando viene colpita, è vero? Eh sì, è verissimo questo. Però proprio per questo mi vorrei riallacciare alle parole del procuratore che anche le nostre forze dell'ordine si sono dovute in qualche modo eh, riorganizzare mh, sia nell'attività investigativa che nello studio di questi fenomeni, perché chiaramente hanno assunto un uh, aspetto completamente diverso, per cui richiede anche un tipo di investigazione che sia completamente diversa e anche di infiltrazione eh, diversa all'interno di queste organizzazioni. Adesso poi ci torniamo sull'inchiesta Emilia, sentiremo ancora il procuratore eh, Roberto Alfonso, però visto che il nostro titolo, come vedete, recita proprio questo terzo titolo, Mafia in Drangheta, Maxi Processo a Emilia, e il fenomeno del pentitismo, eh, abbiamo sentito anche eh, collaboratore di giustizia. Un ex mafioso dell'Andrangheta come Luigi Bonaventura, che poi ha collaborato e ha raggiunto dei risultati, o meglio, lo Stato ha raggiunto dei risultati grazie alla sua collaborazione. Un tema di grande attualità ha lasciato definitivamente il carcere il mafioso Giovanni Brusca, l'uomo della strage di Capaci, l'assassino di donne e bambini che operava sotto le direttive di Totorina, ma anche il collaboratore di giustizia che ha svelato ai magistrati di tutte le procure d'Italia segreti e retroscena di Cosa Nostra, non solo dell'ala militare, ma anche di quella che ha avuto contatti con il mondo politico e imprenditoriale. Che dire del fenomeno del pentitismo, dottoressa? Che è giusto distinguere tra collaboratore di giustizia e collaboratore di giustizia? Certo. Nel caso di Bonaventura abbiamo a che fare con un pentito vero. Eh, uno che ha comunque. Eh, cioè si è pentito di quello che ha fatto, questo vuole dire, no? Esattamente, esattamente. È giusto usare questo termine quindi. È giustissimo fare questa distinzione, soprattutto perché nel caso di altri pentiti sappiamo benissimo che vengono in qualche modo utilizzati queste, eh, questi mezzi per eh, cercare di eh, o colpire eh, avversari in altro modo. O addirittura eh, depistare eh, verso le, le indagini verso qualche altra sponda. Eh, nel caso di Brusca, che dire, ci ha fatto partecipi di alcune cose, per carità. Eh, indubbiamente è stato eh, d'aiuto, se così vogliamo dire, per certi versi, ma mh, per me rimane comunque un assassino di bambini. Una persona che comunque ha sciolto un bambino nell'acido, e sinceramente ritrovarcelo fuori, seppure dopo 25 anni, capisco che eh, le leggi siano eh, fatte in un certo modo, ma lascia alquanto perplessi e sconcertati. Colui che diciamo no, schiacciando un pulsante ha attivato il detonatore che ha fatto esplodere l'autostrada. Eh, dove trovarono la morte il giudice Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, e anche questo e soprattutto questo. Giovanni Brusca, prima abbiamo visto l'immagine da dove si erano posizionati per far saltare in aria eh, l'autostrada. E oggi c'è un bellissimo: eh, una scritta no mafia. però molti si sono posti questo dubbio, o meglio, si sono posti questo interrogativo più che altro, no, dottoressa. Ma ecco qui intanto prontamente Rachel Abbiano ci propone. Questo è il punto da dove, dove si erano nascosti i mafiosi per far saltare in aria il giudice Falcone. Intanto si chiedono: ma eh, non sarebbe stato meglio lasciarlo in carcere Giovanni Brusca, magari con un regime di carcere meno duro no? rispetto al 41 bis, per esempio? Ma comunque lasciarlo in carcere? Perché se pensiamo che c'è tanta gente, molti forse anche innocenti, in carcere allergastolo, forse un mostro di questa fatta, non lo so, che dice lei? Eh, penso che lei già abbia risposto a quello che volevo dire. Sinceramente, secondo me il 41 bis va benissimo così, anzi, andrebbe forse eh, migliorato e ritoccato per certi aspetti. Eh, conosco chi ci ha lavorato sopra e, e ritengo persona eh, valida e, e da stimare. E indubbiamente lascia sconcertato. Non, non ritengo che un personaggio come Brusca eh, debba usufruire eh, della, di questo tipo di benefit. Se così di, che, di quella che poi è la libertà. Poi immaginiamo, ovviamente, anche, o noi immaginiamo, sappiamo anche per lui il regime di protezione, ma del regime di protezione. Ci ha parlato bene eh, Luigi Bonaventura esatto, a proposito assoluto. di collaboratori di giustizia. No, la mia era una riflessione, prendendo spunto da quello che è stato detto da alcuni, eh, lasciatelo in carcere, magari un carcere meno duro per lui, ma che sia in carcere. Le ma reazioni... non capisco perché il carcere debba essere meno duro per un brutta. Deve stare in carcere, si è macchiato di crimini eh, a dir poco terrificanti, e questo è un termine... Quasi complimentoso per quello che ha combinato, e sinceramente, deve fare il carcere. Il carcere che meriterebbe un Brusca. Era diciamo in un discorso più altra parte del mondo di mediazione, no? Se vogliamo, un carcere meno duro, ma che stia in carcere che non esca eh, più. Quindi fine non sono avanti. Ma... Meno duro. Bisogna anche rispettare, però, ecco, ha detto una cosa: forse devo dire, giusta, il professor Nicaso, no, distinguere tra la reazione emozionale di ognuno di noi è quella che è la legge. Sì, ma eh, vede il discorso è questo che non è un discorso emozionale, è un discorso proprio di eh, macchiarsi di crimini terrificanti, ma ci rendiamo conto di quello che ha fatto Brusca? Cioè, come si può dire eh, a livello emozionale? A livello emozionale è chiaro, umano, siamo tutti sconcertati, perplessi e dispiaciuti di quello che è accaduto. Però a livello anche di crimini di cui si è macchiato questo personaggio, sono crimini gravissimi. Se non si va in un carcere duro eh, all'ergastolo eh, perché hai sciolto un bambino nell'acido, perché hai fatto una strage di quella portata come è successo col giudice Falcone, ditemi voi come si deve fare per tenere una persona in carcere. Che cosa bisogna fare? Adesso torniamo all'Andrangheta, cioè, anzi torniamo dal procuratore. Roberto Alfonso che il 16 luglio 2015 dopo la conferenza stampa rispose a margine eh, alle domande dei giornalisti sentiamo come rispose a un giornalista che definì Brescello che prima ho ricordato è il paese di Don Camillo e Peppone però fu sciolto per mafia nel 2017 e un giornalista che definì Brescello e Reggio Emilia capitali dell'andrangheta sentiamo no può pure dirlo eh, voglio dire una sua valutazione, io dico quali sono i fatti e se per lei questi fatti sono così importanti da poter fare definire Reggio Emilio e Brescello Capitale lo faccia pure, Poi, voglio dire eh, queste definizioni, queste sintesi giornalistiche sono proprio dei giornalisti. Noi come dire, mettiamo assieme elementi di prova per ricostruire un fatto, ne cerchiamo gli autori e cerchiamo di processarlo, questo abbiamo fatto poi sarà capitale o non sarà capitale, io so soltanto attraverso le indagini che abbiamo fatto che in quella parte dell'Emilia opera un'organizzazione di tipo andranghetista collegata alla locale di Cutro di Grande e Nicolino, ma che opera con grande assoluta autonomia. C'è una commissione che perché... è proprio perché è radicata profondamente in quel territorio. Una Diciamo, sono affermazioni tipiche di noi giornalisti quando cerchiamo no, un po' di eh, esasperare alcuni concetti, ingigantire fare i titoli, no? Brescello, eh, capitale dell'andrangheta. Però, dottoressa, colpisce il fatto che sia stato sciolto per mafia un paese dell'Emilia Romagna. Colpisce, ma sono da, perfettamente d'accordo col procuratore. Comunque. Eh, si è andati a scovare eh, un'organizzazione uh, un criminale che si era ben radicata e ben organizzata, e si è tentato di processarla. La si è processata. Eh, questa è la realtà. Poi, se uno attorno ci vuole costruire il titolo e enfatizzare, vabbè, eh, questo diciamo non è il mio lavoro è il vostro. Eh beh, quello è il lavoro naturalmente i giornalisti cercano sempre appunto di enfatizzare, di fare titoli a effetto, eh, poi tra poco l'ultima pillola eh, video e audio del procuratore. Un po' di storia dell'andrangheta, la compattezza e la stabilità del gruppo sono rafforzate da un ampio uso di rituali, simbologie e regolamenti, la coesione interna continuamente rinsaldata dalla pratica di matrimoni incrociati. E il coinvolgimento di congiunti nelle attività illecite pongono l'Andrina al riparo da delazioni e tradimenti. Ricordiamo l'Andrina è la famiglia mafiosa calabrese che ha al suo centro una famiglia di sangue attorno alla quale si estende una vasta rete di parentele naturali e artificiali. Chiedo alla dottoressa Petrillo, perché eh, dal punto di vista storico questo emerge. Tipica conseguenza di questo principio organizzativo dell'andrangheta è la sopravvivenza delle faide, questi conflitti interfamiliari contrassegnati da ferocia e distruttività estreme. In passato purtroppo ne abbiamo viste e vissute tante. È ancora così a livello di faide? Beh sì, certo. Sono delle faide che hanno una natura, diciamo, tribale, ma comunque che hanno anche natura invece più eh, attenta a chi prende poi il sopravvento per eh, comandare poi in un determinato luogo, posto o situazione e chiudiamo con l'ultima parte del procuratore Alfonso, torniamo al Maxi, processo all'andrangheta a proposito del processo a Emilia. 7.000 affiliati su Reggio Emilia, 3.000 su Parma. Questi dati emersi nel luglio del 2015, alla fine dell'inchiesta, ancora l'ex procuratore di Bologna parlò di un'andrangheta radicata da molti anni su quel territorio. Sentiamo. Beh, noi riteniamo da molti anni. Voi dovete pensare che la DIEVE di Firenze, per esempio, già nel 2010 aveva presentato una richiesta, una proposta di misura di prevenzione nei confronti di Diletto Alfonso. Ma allora il Tribunale di Reggio Emilia ritenne che non vi fossero elementi sufficienti per poter adottare la misura, che fu respinta e cinque anni di lavoro sono serviti anche a questo, a ricostruire un enorme patrimonio e a ricostruire anche le vicende del patrimonio, che è la cosa più importante. Devo dire che questi interventi dell'ex procuratore di Bologna Roberto Alfonso ci hanno aiutato a capire il fenomeno dell'andrangheta. Andiamo per le conclusioni dalla dottoressa Mary Petrillo, esperta di storia delle mafie. A differenza delle famiglie federate in Cosa Nostra, quella siciliana ovviamente, per lungo tempo le formazioni criminali calabresi non sono riuscite a sviluppare un effettivo meccanismo di controllo e di regolazione no, dei conflitti interni. Ce lo può confermare questo? Beh, diciamo che secondo me invece si stanno già organizzando anche per questo. No, e... diciamo in passato, no, tornando indietro nel tempo, anche diciamo all'inizio degli anni 70, no, quando... Iniziò la trasformazione dell'andrangheta in attività imprenditoriale. Sì. Eh, prego, a... non ho capito. No, diciamo, è, è un processo che è già iniziato da un po' di anni forse questo. Sì, è iniziato da un po' di anni, però che sta prendendo piede in particolare adesso, perché eh. adesso diciamo, si sono più eh, organizzati e, e si sono anche allargati come eh, organizzazione criminale. Prima diciamo la mafia aveva il predominio su tutto e su tutto. Adesso diciamo le cose sono un po' cambiate, eh sì. Te lo ha detto anche in altri interventi di queste trasformazioni. Eh, ricordo, eh, dicevamo, dall'inizio degli anni '70 l'Andrangheta subì questa impetuosa trasformazione imprenditoriale, reazione alla progressiva perdita di prestigio e di legittimità del potere mafioso in seguito allo sviluppo socio-economico del paese al dissolvimento certo. dell'assetto socioculturale tradizionale quando la ricchezza divenne la prima e più importante componente dell'onore, le principali famiglie mafiose di Reggio Calabria, della Locride e della Piana di Gioia Tauro intraprese un'attività in grado di garantire loro una rapida accumulazione di capitali, tangenti, sequestri. Però per chiudere un aspetto che abbiamo approfondito spesso anche a Radio Cusano Campus, eh, e qui torniamo, no? La vecchia immagine del mafioso. Ora è decisamente cambiata. No? E magari tanti sì. mafiosi che prima si potevano individuare, identificare, adesso è molto più difficile farlo. Eh, certo, perché adesso diciamo, indossano giacca e cravatta, voglio dire, quindi è un po' più difficile individuarli rispetto a prima, eh, però è anche vero che nel territorio e nel proprio interno... Ci sono ancora eh, quelli che, come dice lei, stanno con la coppola e il fucile. Però eh, è vero pure che si stanno sviluppando anche verso l'esterno e quindi nell'attività imprenditoriale, l'andrangheta in particolare, come abbiamo già detto. Eh, ma stanno anche cambiando le modalità eh, di eh, attaccare, diciamo, per le persone che la combattono. Eh, prima c'erano le, le stragi, adesso non si usa più la strage, ma si usa una strategia, se così vogliamo dire, perdonatemi il gioco di parole, eh, che va a colpire professionalmente e psicologicamente anche eh, le persone appunto, che invece... Eh, stanno lì sul campo a combatterle. L'abbiamo visto recentemente con quello che è accaduto con la cosiddetta loggia Ungheria, che poi, vabbè, eh, la Mara ha ritrattato, non è una loggia, è un'associazione, ancora non si è capito bene di che cosa stiamo parlando, ma comunque si è andata a colpire, eh, diciamo, persone eh, che in qualche maniera invece stanno cercando di combattere da tempo eh, la... L'attività eh, mafiosa e le criminalità organizzate. Beh. E ci torneremo anche su quest'ultimo allora. tema. Grazie alla dottoressa Mary Petrillo. Ai prossimi appuntamenti, sia qui a Cusano Italia TV che alla Storia Oscura, Radio Cusano Campus. Buonasera. Buonasera, la criminologa e psicologa, peraltro anche stata docente eh, di materie di criminologia. Eh, qui è il master dell'Università Nicolò Cusano, vi ricordo per il sito, per quello che è eh, il sito dell'università, tutte le informazioni sull'Ateneo sui corsi di laurea, le tante new entry a proposito di corsi di laurea, potete andare sul sito unicusano.it. Termina anche il terzo capitolo di Crimini e Criminologia. Tra poco la parte finale, torneremo sull'arresto di Brusca, ma soprattutto spazio alla Galleria degli Orrori con un protagonista anche oggi da non perdere. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, siamo giunti al quarto e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia, come di consueto è il momento della galleria degli orrori, anticipiamo l'argomento a proposito di questa nostra speciale galleria, oggi parleremo però di un protagonista del crimine che ricorda molto una storia italiana. Poi Approfondiremo bene il riferimento a Bruno Lutke, che abbiamo titolato Serial Killer o vittima del nazismo? Ovviamente, come sempre ci ha raggiunto per la Galleria degli Orrori il professor Marino D'Amore. Bentornato a Cusano Italia TV. Buonasera, buonasera, come sempre, grazie per l'invito. Sociologo della comunicazione all'università, Niccolò Cusano e criminologo. Ma prima di parlare di Bruno Lutke, di questa storia che ricorda molto il mostro di Roma, no? di Gino Girolimoni, le volevo fare una domanda a proposito di un tema che ha caratterizzato praticamente l'intera puntata di Crimini e Criminologia di oggi, ovvero la questione mafia, abbiamo parlato molto di Ndrangheta, dell'arresto del boss Rocco Morabito e poi ai vari ospiti ho fatto una domanda sulla scarcerazione di Giovanni Brusca. Si discute molto eh, su questo aspetto. Volevo sentire il pensiero del sociologo. Ci troviamo di fronte, diciamo così, a una levata di scudi mediatica mh, e soprattutto popolare perché la contingenza ha portato Brusca fuori dal carcere a 29 anni dalla strage di Capaci, perché ha sciolto nell'acido un bambino. Eh, per dire, fosse stato un altro pentito, ci sarebbe stata meno eco mediatica? Sicuramente Brusca è stato un simbolo del periodo stragista della mafia Insieme a Totorino Insieme a Totorino, ovviamente anche insomma, a Provenzano, a tutti i pezzi da 90 di quella, di quella stagione mafiosa eh, è evidente come giustamente ha giustamente sottolineato lei che è un personaggio eh, molto mediatizzato è stato mediatizzato sia nel momento dell'arresto sia durante il periodo del pentitismo, no? che ha contribuito a scalfire molto tutta quella che era la struttura organizzativa di Cosa Nostra, e anche adesso, ovviamente, data che la sua scarcerazione è una, un evento che fa molto rumore, un rumore che non è solo mediatico, ma ha a che fare anche molto con l'etica e la morale. Perché? Perché Brusca è stato soprattutto... Um, Raccontato e narrato, oltre ovviamente per la strage di Capaci, anche per quell'episodio assolutamente deflagrante da un punto di vista etico, appunto, che è eh, lo scioglimento del, del, del figlio del pentito nell'acido, sì. che compie ovviamente un percorso molto particolare che va a toccare la profonda em emozionalità del pubblico e anche causa dei processi di evidente immedesimazione per chiunque sia genitore. Detto questo, che è condannabile e deprecabile sotto qualsiasi punto di vista, credo che sia un dato oggettivo e indiscutibile, va diviso però dall'aspetto legale, dall'aspetto giurisprudenziale, di cui io non mi occupo e quindi non ho la presunzione di indicare quali siano i termini e le misure eh, tecniche che fanno sì che effettivamente dopo questo periodo un, un soggetto del genere venga, venga scarcerato, ma i due mondi non, si, non inficiano l'ull'altro, insomma, non è che si contraddicono. Ci deve essere assolutamente una condanna etica e morale ferma e quella è indiscutibile. L'aspetto giurisprudenziale, scusate, invece, compete ovviamente a, alle sedi e agli organi che si sono occupati di questa vicenda e che molto probabilmente, per il decorso naturale della pena, hanno reputato opportuno, anzi, hanno decretato sicuramente il fatto che ci fosse la scarcerazione. Questo, però, non deve assolutamente offuscare o togliere la condanna morale, che è innegabile. E adesso, mentre vediamo ancora con Rachela Bejan. Immagini che riguardano quello che fu l'arresto di Giovanni Brusca, qui invece un giovane, Giovanni Brusca. Parliamo di questa storia incredibile a livello di storia del crimine e della criminologia, anche perché parleremo molto, professore, a proposito di criminologia di Cesare Lombroso, no? delle teorie lombrosiane. Parliamo di Bruno Lucche, che nacque il 3 aprile 1908 e morì a Vienna l'8 aprile del 1944. Lo vediamo, fu accusato di essere un serial killer, sebbene non siano mai state esibite prove certe dei delitti che avrebbe commesso. Fu condannato a morte dall'allora regime di Adolf Hitler per 51 omicidi senza processo, esclusivamente, eccolo l'aspetto interessante, a causa del suo aspetto fisico che racchiudeva gli stereotipi tipici del delinquente per come sostenuto. Dalla teoria della fisiognomica, allora notevolmente accreditata, che vedeva in Cesare Lombroso uno dei principali sostenitori. Ecco perché abbiamo fatto il parallelo con Girolimoni e perché abbiamo lasciato il punto interrogativo: serial killer o vittima del nazismo? Bruno Lughe rappresenta un po' l'omologo di Gino Girolimoni per la vicenda, anche se poi l'epilogo è assolutamente più drammatico rispetto a quello di, del mostro di Roma. Uh, è un, uh, un uomo che uh, ha un notevole ritardo mentale sia dall'infanzia. Tant'è vero che per tutta la sua infanzia e gran parte della sua giovinezza non abbandonerà mai il quartiere in cui è nato uh, perché deve essere seguito. Verrà sterilizzato secondo le direttive del regime nazista. Eh, e questo lo categorizza all'interno di una, um, come dire, di una sorta di. Uh, definizione uh, di soggetto debole o comunque um, che può funzionare e lo è stato perché come vedremo nel proseguo del nostro racconto scopriremo tutti gli aspetti di questa vicenda, un capro espiatorio ideale per cercare poi di andare a uh, colmare tutti i dubbi che ruotavano intorno a dei delitti ce ne sono stati diversi, lei ha citato i 51 uh, assassini attribuiti a Bruno Luth che addirittura ci sono delle fonti che parlano, arrivano addirittura a 80 eh, e che sono stati irrisolti e vanno su uno spazio temporale dal 1926 al 1943 e pensate equivalgono a circa un terzo dei delitti avvenuti in Germania in quel periodo, tutti attribuiti quasi in maniera massiva a, a, a Bruno Ludge e già questo è un aspetto altamente paradossale e anomalo. C'è da dire inoltre che essendo una categoria debole come abbiamo visto era a, assolutamente suggestionabile. E quindi, soprattutto per i tipi di interrogatorio, come spiegheremo dopo che si facevano allora, eh, si poteva estorcere una testimonianza, una confessione, una confessione con estrema facilità. Abbiamo visto a proposito del terzo Reich immagini di un raduno nazista, poi vedremo anche delle immagini legate alla Germania di quegli anni, anni 30 e 40. Ricordiamo lavorante presso una lavanderia, fu fermato dalla polizia berlinese il 18 marzo 1943 accusato dell'omicidio di una donna. L'omicidio di una donna eh, da qui, 50 omicidi a carico suo, no? pensate. Se eh, andate sul web e cercate ovviamente Bruno Lutti, le fonti, peraltro, professore, si dividono. Ci sono anche fonti che dicono eh, 20 vittime accertate, 51 sospettate. Sì, eh, effettivamente... In una prima analisi rispetto a questo tipo di, di casistica c'è stata una attribuzione dell'autorialità degli omicidi a Bruno Lutz um, cerchiamo di contestualizzare anche storicamente il periodo siamo nella fase di declino del regime nazista siamo nel 43 um, nel 1945 finirà la guerra e come sappiamo finirà anche il terzo reich il 1943 poi l'anno svolta esatto. della seconda il guerra Mondiale, svolta per gli equilibri della che seconda porta guerra verso guerra. la fine le immagini che vedete invece sono di un periodo florido della Germania, avete visto Berlino, Monaco, comunque anni 30. Esatto, eh, sì, infatti abbiamo detto che lo spazio temporale è dal 26 al 43. È in quel periodo, le teorie lombrosiane erano quelle più in auge all'interno dell'analisi criminologica, si rifacevano molto all'antropologia criminale e soprattutto a elementi legati all'eugenetica e all'atavismo. Cos'è l'atavismo? L'atavismo era la comparsa, di alcuni eh, caratteri no, della, della fisiognomica appunto, che appartenevano magari a generazioni molto precedenti a quelle attuali e che secondo le teorie lombrosiane sarebbero riapparse poi in, alcune, in alcuni fenotipi criminali, in alcune tipologie di criminali. E l'eugenetica invece si rifaceva al fatto che effettivamente eh, questa, questa corrente scientifica dava adito poi, o quantomeno giustificava tutte quelle che erano le teorie della razza no, in auge, nel regime nazista, atte a eh, dividendola in eugenetica positiva e in eugenetica negativa, a modificare tutti quelli che erano i caratteri che potevano poi inficiare la cosiddetta razza pura, la razza ariana. E quindi tutte le persone che mostravano delle problematiche simili a quelle di Bruno Ludwig, in qualche modo dovevano essere prima escluse, isolate dalla società e poi, come vedremo, drammaticamente eliminate. Tutto questo coacervo di situazioni rappresentò il comune denominatore per far sì che si potesse strutturare un'autorialità di quegli omicidi, un'autorità in cui entrerà a pieno titolo un altro protagonista nella nostra storia, che è un commissario, il commissario Franz della polizia criminale eh, nazista, che come dire, svolgerà un ruolo da protagonista in senso drammatico e fortemente violento rispetto alla confessione di lui. Oh, peraltro abbiamo anche delle immagini più recenti rispetto a quelle che finora la regia di Rachela Bejan ci ha mostrato, la, il video di una fossa comune in Austria, sono immagini, eccole qui, del 5 gennaio 2011, fossa comune sospettata di un programma di eutanasia dell'era nazista. E, e qui, insomma, rientra anche il protagonista Bruno Lutke. Che aggiungiamo che abbiamo parlato a proposito di quella che è la trilogia di Düsseldorf, no? nelle precedenti puntate, una trilogia più un appendice, quattro mostri veri e propri, mostri incredibili forse tra i peggiori della storia del crimine. E qui parliamo invece, appunto, ci sta dicendo il professore, di un vero e proprio innocente, perché poi il commissario Franz lo interrogò per ore e bastò percuoterlo e minacciarlo per fargli confessare magari anche chissà quante torture. No? C'è un elemento fondamentale eh. che nell'economia della nostra storia che lo interrogò senza testimoni. Eh. Quindi eh, diede luogo alle più turti, barbarie e violenze fisiche per far sì che Bruno Lucche Luc scusate, confessasse quegli omicidi. E un altro particolare si aggiunge a questa storia, perché dopo l'interrogatorio, in cui riesce ad ammettere 20 dei 51 omicidi che poi gli verranno attribuiti, seguirà una perquisizione nella sua casa. E questo è un aspetto fondamentale, perché quando Bruno Luc incontra la sorella, che gli chiede spiegazioni di quella perquisizione, Bruno Luc dice: Ho dovuto farlo perché altrimenti mi avrebbero ammazzato. Ho dovuto ammettere quegli omicidi, altrimenti sarei morto in quella stanza di interrogatorio. E questo è un elemento assolutamente centrale no? nell'interpretazione nell di, di questa vicenda. Franz, in quel tempo, era un fervido nazista, il commissario Franz, eh, fece di tutto per far sì che quella, quella che era una sorta di falla all'interno della sicurezza nazista potesse essere colmata attraverso l'individuazione di un crapo espiatorio, come era successo per Gino Girolimoni per il regime fascista. Gino Girolimoni però non verrà sottoposto a tutte quelle torture e soprattutto a quegli esperimenti in quel periodo in Germania c'è il dottor Mengele, il dottor Morte, non cioè li dimentichiamo. Programma T4, esatto, terribile, no? Esatto. Ed è un programma di cui purtroppo, suo malgrado, si renderà protagonista anche Bruno Lutke, o meglio, verrà usato come cavia per tantissimi esperimenti, una volta che avrà ammesso quegli omicidi. Bruno Lutke che però rimane, come dire, un, un simbolo della, della teoria della fisiognomica e quindi delle teorie lombrosiane che lo ricordiamo oggi sono considerate una pseudoscienza, quindi non hanno nessun valore ehm, scientifico, ma che al tempo erano ritenute invece la corrente scientifica più accreditata per spiegare determinate eh, tipologie di criminali, riferite soprattutto alle teorie innatiste, cioè che criminali si nasceva, non si diventava fondamentalmente più tardi, eh, verranno presi in esame tutti quelli che sono i contesti sociali. Riguardo al proprio habitat eh, sia immediatamente familiare, ma anche quello più esterno, quello sociale, che andranno poi a influenzare lo sviluppo dell'identità e della personalità di un individuo. All'epoca c'era una corrente innatista che serviva a motivare tutti quei comportamenti che erano ritenuti criminali. Per questo Bruno Lutti diventerà una vera e propria cavia, come dicevo, e soprattutto il protagonista di alcune fotografie, soprattutto successive, agli esperimenti. Per farci un rapido ehm, resoconto di quello che realmente avvenne a berlino oggi sono, sono conservati scusate tre libri pieni di fotografie di bruno lucchia successive a ogni tipo di esperimento in cui verrà sottoposto nell'istituto di medicina legale di vienna dove verrà portato subito dopo l'arresto e qualche fotografia l'abbiamo vista ma non quelle a cui fa riferimento il Professor D'Amore, non vi era nessuna prova a suo carico, dunque i delitti non avevano tratti in comuni, Fu accusato di tutti gli efferati omicidi risolti al fine di dimostrare che chi ha una determinata fisionomia è un essere umano inferiore e pericoloso, con tendenze, e devianze delinquenziali, secondo le teorie nazista di allora, che muovevano, come ci diceva il professor D'Amore, dall'atavismo. Il suo fisico di Bruno Lucche, e le sue movenze furono definite quelle di una scimmia antropomorfa e fu paragonato all'uomo di Neanderthal. Ne vediamo alcune foto dell'uomo di Neanderthal secondo la classificazione nazista Lutke possedeva tutte le caratteristiche del criminale nato. Peraltro abbiamo anche delle foto eh, di Cesare Lombroso, eh, altre sue teorie, no? quella della fossetta nel sì, cranio. Sì. Per citare appunto, ecco qua vediamo proprio al centro Cesare. Lombroso. Sì, diciamo che la, la teoria della fisiognomica era una delle teorie di Cesare Lombroso. No? tanto è vero che eh, c'è un museo a Torino in cui ci sono tutti quelle che sono i, le teste e, 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 e i teschi dei briganti, perché lui affinò queste teorie soprattutto nell'analizzare i corpi dei briganti che venivano eh, uccisi durante eh, la fine dell'Ottocento, fondamentalmente. e Poi ovviamente queste teorie hanno trovato. Terreno fertile in eh, come dire, politiche e teorie ancora più drammatiche, come appunto quella della razza, quella che era una parte integrante, anzi fondamentale, del credo del regime nazista. Eh, C'è da dire inoltre che eh, Bruno Ludke, in questo senso, come diceva lei, essendo tacciato no, con quei, quelli, quelle drammatiche definizioni come scimmia antropomorfa e uomo di Neanderthal, rappresentava il soggetto ideale di questo percorso dietrologico. Che effettivamente lo faceva apparire un essere inferiore che come tale poteva dare sfogo alle più turti manifestazioni dell'animo umano, in quel caso e quindi anche all'autorialità di quei delitti. Delitti che, come ha sottolineato lei, giustamente non avevano nessun collegamento. Cioè veniva a mancare proprio la definizione, il postulato, il corollario più importante della serializzazione omicidiaria, cioè la firma dell'omicida. C'erano accoltellamenti, eh, uccisioni d'armi da fuoco violenze sessuali, altri, venivano, altri corpi venivano smembrati, altri solo soffocati. Quindi c'era la voglia di attribuire appunto in maniera massiva, dicevo, questi omicidi a Bruno Lutche solo perché l'immagine del Reich potesse sembrare quella più ma e funzionale rispetto a perseguire quelle finalità legate al combattimento della criminalità che in quel momento, badiamo bene, siamo... In piena seconda guerra mondiale, come abbiamo visto nei nostri racconti precedenti con i serial killer, avevano una luce molto fioca a livello di riflettore su quelle storie, perché ovviamente il soggetto principale di quella stagione storica era la guerra, certo. erano i morti della guerra. E quindi la criminalità, se vogliamo, aveva un po' un passo più libero rispetto ad altri periodi storici. E in questo senso anche la polizia, noi abbiamo parlato della Tripola, la polizia criminale nazista, che in quel periodo effettivamente anche tra i suoi componenti aveva dei personaggi eh, meno abili, meno validi, diciamolo in questo modo per usare un eufemismo, perché i più bravi erano andati in guerra. E quindi anche in questo senso mostrava delle evidenti defezioni che però agli occhi del Reich non dovevano apparire, dovevano essere nascoste e soprattutto Bruno Lutke. Eh, ha avuto un'ulteriore sfortuna, quello del suo, che il suo arresto è stato celebrato sia da Hitler che da Goebbels e quindi doveva essere considerato per forza un assassino e un arresto E qui il tratto comune con Gino Girolimoni che prima abbiamo visto anche nei titoli di giornale, no? accomunati eh, dalle devianze del regime totalitario, perché comunque, ricordiamo, eh, Gino Girolimoni è eh, acclarato innocente. Non parliamo del periodo della guerra perché parliamo degli anni venti eh, del regime fascista appena al, al potere, però serviva un capro espiatorio no? per giustificare quel mostro che era veramente esistito, che stuprava e uccideva bambine innocenti e quindi fu data la colpa a Giro limone. In questo caso è il Terzo Reich, no? Hitler che ha bisogno di un capro espiatorio per giustificare quegli omicidi e dire è lui che è un inferiore, ecco, la razza inferiore. Anche criminale hanno molti aspetti di affinità queste due storie, come abbiamo detto all'inizio, ovviamente c'è una drammatizzazione maggiore rispetto a quella di Bruno Luth. come dicevo, per il percorso e l'epilogo che avrà, perché poi verrà ucciso con un'iniezione letale. E anche perché Girolimoni fu riabilitato quasi Giro subito. Limoni... Anche se non a misero. Poi fu riabilitato, ma l'etichetta non si tolse mai. Dalla... È rimasto il mostro esatto, di Roma. Esatto. Insomma, fino al 61, l'anno della sua morte, rimarrà il Mostro di Roma. C'è uno spazio temporale importante però. La vicenda di Girolimoni, come ha detto lei, appartiene al primo periodo del, del fascismo. Le leggi fascistissime sono del 25 e del 26. Girolimoni viene arrestato nel, nel 27, um, e ancora quindi non c'erano le leggi razziali molto probabilmente ovviamente non sarebbe stato un soggetto adatto a quel tipo di trattamento, ma purtroppo Bruno Lucche, secondo le sue caratteristiche, è rientrato pienamente in quel sì. tipo di percorso e di soggetto che ha contribuito in maniera assolutamente evidente alla drammatizzazione e a un epilogo così deprecabile. E poi, a proposito di Girolimoni e di quel vero mostro che è esistito, diciamo, prima, il regime inizialmente utilizzò quei delitti anche per deviare l'attenzione no, su quello che era stato il delitto Matteotti. Esatto. E invece poi eh, bisognava trovare a tutti i costi un capro espiatorio perché la gente chiedeva di, di mettere alla gogna un mostro e fu scelto Giro Limoni. Ne abbiamo parlato no, in un'altra puntata. La trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV. All'inizio c'era un motivo politico, come dice lei, eh. il delitto Matteotti che effettivamente suscitò un notevole clamore nell'opinione pubblica di quel periodo. E allora nel per l'attenzione... Ci, ci fu insomma un, un assoluto esempio di teoria della distrazione, quella di cui abbiamo parlato tantissimo certo. in ambito um, comunicativo. C'è da dire che uh, è anche vero che Gino Girolimoni poi uh, per tutto il periodo della sua detenzione e per tutto il periodo della campagna mediatica che lo ha coinvolto, quando viene riabilitato è riabilitato per modo di dire esatto, fondamentalmente un un trafiletto no. in quarta pagina in un giornale tra una notizia di spettacolo come Spartan, accade spesso, purtroppo accade ancora oggi esatto, invece eh, Bruno Lughe non verrà mai riabilitato e altro aspetto che divide queste due storie è che l'assassino dei delitti attribuiti a Gino Limoni si conosceva fondamentalmente, era l'Half Lionel Bridge il prete protestante che fu mandato di fretta e furia di nuovo in Inghilterra e che ufficiava in una chiesa in Via Romagna, che oggi non esiste più, mentre quelli relativi agli assassini di Bruno Lutke o all'assassino singolo non si è mai insomma, scoperto. Quindi, Bruno Lutke, ufficialmente per tanto tempo, è rimasto l'unico autore ufficiale di quelle ferate. E questo per sottolineare le differenze no? tra il caso Girolimoni e il caso Lutke, peraltro possiamo dire no? riabilitato. E soltanto nel 95, da un ex capo di polizia nonché ex capo delle brigate di investigazione criminale della città di Rotterdam, lui per primo ha riportato alla luce questa storia, sì, sì, perché... dimostrandone l'innocenza, assolutamente, anche perché c'è una forma di mediatizzazione bipolare di questa vicenda. Ci sono due, due film, o meglio, un film e un documentario. Il primo film è L'Ordine Segreto del Terzo Reich. E Abbiamo anche la Locandina. Che è, effettivamente è racconta una, una narrazione relativa alla versione ufficiale di quegli omicidi. Quindi tendenzialmente attribuisce l'autorialità a Bruno Lucche. Mentre grazie all'operato di Jan Blouk... Perché è, del 57, per è del 57, no? È di Robert Sjodman. Sì, sì. È del 57. Ed è basato, come dice lei, sulla versione, sulla versione ufficiale, ufficiale nazista. Esatto mentre uh, le uh, ricerche e poi le scoperte di Jan Blou che è l'ex capo della polizia criminale di Rotterdam, che effettivamente riabilitano la figura di Bruno Luth che hanno ispirato invece il documentario che è La faccia del cattivo, il cui nome richiama semanticamente proprio la teoria della fisionomica, come se proprio quella faccia da cattivo fosse bastata per far sì che tutti quegli omicidi fossero attribuiti, fossero attribuiti a lui effettivamente quelle ricerche dimostreranno l'innocenza e il fatto che Bruno Lucche fosse completamente estraneo ai fatti. E ricordiamo la faccia del cattivo regia di Davide Tosco, questo documentario trasmesso da History Channel in Italia nel 2007. Una storia incredibile quella di Bruno che come detto, così come altrettanto fu incredibile la vicenda di Gino Girolimoni, ma abbiamo fatto le opportune e doverose eh, distinzioni tra questi due casi. Per chiudere, professor D'Amore, a proposito di Cesare Lombroso, no? ormai si parla di pseudoscienza, però sì. per molti anni è stata in auge la per teoria Per molti Lombroso. anni è le stata l'unica teoria scientifica credibile in ambito criminologico e, e tantissimi arresti, tantissimi interrogatori e Tantissime attribuzioni di autorialità, tantissime sentenze sono state realizzate proprio in base a questa teoria. Una teoria che, come dicevamo prima, ha un'eziologia, un un'origine un legata all'innatismo e all'atavismo, quindi all'antropologia criminale. È come se già all'inizio ognuno di noi fosse destinato, inevitabilmente, a una via, o a diventare sì. una persona per bene, o a diventare uh, un criminale. In base in alle cose, caratteristiche fisiche. Sì, su modo. elementi anche abbastanza dozzinali, Conformazione particolare del naso piuttosto che del lobo frontale, la vicinanza degli occhi. Queste cose bastarono in quel periodo, anzi per tantissimi anni, a far sì che effettivamente magari degli omicidi o dei reati fossero attribuiti a delle persone che effettivamente erano innocenti, come nel caso di Bruno Lutti. Per sdrammatizzare, mi viene in mente uno straordinario film, lei ricorderà, di Alberto Sordi, Buonanotte Avvocato, in cui lui fa una ringa e dice. La faccia da ladro non fa il ladro. Esatto. esatto. <ride> per dire però no? No, no, eh, la battuta eh. e la satira poi eh, vanno a toccare proprio un nervo scoperto che è proprio quello. Come, come dire, nel la titolo La faccia del cattivo, eh. la faccia del ladro non fa il ladro, ma ci sono altre componenti come abbiamo detto eh, personali, sociali, legate alla microsocietà familiare, quindi abbiamo parlato tantissime volte di famiglie problematiche, no? Nel, nell'inizio di una carriera omicidiaria legata alla serializzazione. Uh, oppure la triade di McDonald's, anche quella che influisce soprattutto in ambito infantile e adolescenziale, tantissimi altri aspetti che poi decretano quel tipo di evoluzione, non certamente la fisionomia. E peraltro tra le raccapriccianti, i raccapriccianti esperimenti a cui fu sottoposto il povero Bruno Lutke, anche iniezioni, iniezioni di alcol, pensate, sì. Cioè qualsiasi genere. E di... diciamo che l'iniezione di alcol è quella più tenue che ha dovuto subire, quindi... L'iniezione letale che ha ricevuto, poi alla fine di questo periodo, è, è sembrata essere quasi una liberazione, una liberazione rispetto a tutte quelle barbarie che ha dovuto vivere. Grazie al professor Marino D'Amore, ci ritroviamo per un'altra puntata di Galleria degli Orrori, un altro protagonista. Assolutamente, con grande piacere, grazie a voi. Sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo, noi siamo giunti al termine. Di questa puntata di crimini e criminologia, vi ricordo subito dopo la fine della trasmissione: questa puntata la trovate caricata sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Quindi, chi si fosse perso i capitoli precedenti può eh, recuperare il tutto. E per quanto riguarda le segnalazioni, vi ricordo potete iscriverci. Oltre che a lasciare magari commenti e segnalazioni direttamente sul canale YouTube, eh, a, sotto ogni. Puntata di crimine e criminologia, però potete anche scriverci a info chiocciola Cusano -tv .it. La ricordo info chiocciola Cusano Tv.it. Ringrazio Aurora Vena che ha lavorato in redazione Claudia Di Fonso che ha lavorato alla post produzione, così come Sofia Puppo e un grazie particolare naturalmente a chi ha curato la regia a Raquel Beyan. E come sempre, grazie a voi. Per la cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi, i programmi di Cusano Italia TV.